tutti si recano al posto a dipinto alla partenza e sono... immagini che vi arrivano dalla Val Martello. Buongiorno a tutti per la giornata conclusiva della stagione del biathlon italiano è in programma la single mix relay con eh, due gare aspiranti, praticamente gli aspiranti, beh, sono stati divisi in due diversi gruppi. Sulla carta il gruppo più competitivo è il primo. Quindi teoricamente il vincitore del primo gruppo dovrebbe essere il vincitore assoluto, però poi vedremo, insomma, perché poi si verrà fatta una eh, somma dei tempi con eh, il secondo gruppo che partirà poi eh, successivamente. Quindi abbiamo quindi questa la, la divisione in due gruppi, in due il primo gruppo 30 eh, partenti nel secondo ne avremo invece 26 Fa un po' freddo in questo inizio di mattinata con il eh, cambio dell'ora, ovviamente si soffre un po' di più in queste prime ore mattutine anche noi siamo all'aperto quindi un po più complicata allora, la vi dicevo si inizia con gli aspiranti quindi prima gara alle 9 seconda gara alle 10 e 15 poi toccherà le categorie giovani successivamente pausa nuovo azzeramento e alle 13 e 15 toccherà alle categorie senior e junior Gareggiare, si assegnano quindi anche oggi i titoli eh, italiani. Ci sono ovviamente più squadre per comitato. Questo è il motivo per cui eh, si è stati costretti poi a far disputare più eh, competizioni, vi ricordo eh, che delegato fisico oggi è Georg Alstater, eh, anche sindaco della Val Martello, oltre presidente del comitato organizzatore, direttore di gara eh, Ulli Walder. C'è anche Bradanini tra i membri oggi di giuria. Per quanto riguarda gara ehm, odierna, sono eh, la lunghezza del percorso è di un eh, chilometro. Vi ricordo uh, che single mister Relay ovviamente uh, si tratta di un uh, uomo e una donna, anzi in questo caso una donna e un uomo, inizia prima le, le donne, quindi partenza, giro, si arriva al poligono uh, a terra, si spara a terra, si fa un uh, nuovo giro dopo aver sparato uh, a terra, poi si sparerà anche... In piedi, e quindi si andrà immediatamente al cambio. Poi successivamente stessa cosa toccherà per l'uomo, poi nuovamente alla donna, e poi invece l'uomo nell'ultima frazione dopo l'ultimo poligono in piedi dovrà fare poi un altro giro per concludere la, la gara. Il cambio è praticamente in, zona, in curva, eh, abbiamo visto anche nelle stagioni passate, è sempre molto pericoloso perché praticamente eh, la zona cambio inizia e si chiude eh, praticamente all'inizio alla fine della curva e io temo anche quest'anno come è accaduto negli anni scorsi eh, possano esserci diversi contatti proprio nella zona eh, di di cambio, eh, vedremo insomma, anche perché poi eh, lì si arriva anche dalla penalità. Nel frattempo è iniziata la gara. Allora, andiamo a vedere un po' le squadre presenti: eh, AOC, sì, quindi Alpi Occidentali C con Cecilia Peano e Tommaso Peano, Alpi Occidentali B con Alice Castaldi e Nicolo Ame. Alpi occidentali A con Matilde Giordano e Filippo Massimino, Alto Adige B con Patrizia Lamarchina e Andreas Braunhofer, numero 5 per Alto Adige A, che su sulla carta la coppia da battere Eva Utter e Hans Bacher, se non altro perché ieri hanno vinto entrambi. Intanto c'è già una caduta all'inizio, con due bastoni rotti, quindi inizia subito con un bel problema per qualcuno la gara. Credo una squadra, sicuramente una squadra delasiva. Comunque poi. Eh, dicevo numero 6 Friuli Venezia Giulia A con Giorgia Zanier e Marco Iorio, altra coppia quindi molto competitiva, Siva A anche con Ieri Mariotti Cavagnè e Manuel Conto, AOCD con Carola Quaranta e Stefano Occelli, Alto Adige D, Diletta Brol e Jonas Scholl. Trentino A, Denise Maestri Aaron Niederstetter. Alto A di G.G. con Anna Anvida Alfarei e Gabriel Haller. A OCE con Luna Forneris e Lorenzo Cavanese. Alto A di G.E. con Tania Vanker e Jan Stein Kasseler. Veneto A con Elena Alverà e Antonio Pertile. Friuli Venezia Giulia B con Sofia Del Fabro e Marco D'Apozzo. Asiva D con Julie Desaie e Lorenzo Bonino, poi Asiva B con Chiara Baraie e Michelle Deval, E, Lisa Brusaferri e Marco Daprà, Asiva C con Michelle Saracco e Alessandro Rizzi, Alto Adige C con Eva Weiss e Julian Huber, Trentino C con Letizia Moreschini e Alessio Minante, Trentino B con Angeli e Riccardo Giacomel, Veneto B Francesco Olivier e Sebastiano Cagnati. Trentino di Ilari, eh, Ravelli, Elias Niederstetter, Asiva F con Melide Ren e Remio Reie, Alto Adige F con Tea Vanker e Alex Fontana, poi Trentino F con Lucia Radovan, Alessandro Marta, Veneto E, Alianna Micheluzzi e Tommaso De Bacco. Arianna Micheluzzi, eh, appunto e Tommaso Ibacco il 28, poi 29, Gaia Gondole, Jacopo Biasco con il 30, Siva G, Elodie Cristi e Etienne Mene. Questi eh, i partenti nel frattempo la numero 3, Matilde Giordano, ha preso un buon margine di vantaggio sulle altre atlete con Mariotti Cavagni con eh, il 7 che la va. A seguire a questo punto, vedremo direttamente chi sarà la prima uscire dal poligono. Perché oggi è un po' più complicato visto che ci sono anche le ricariche, ed è un po' difficile qui da capire. Vi ricordiamo, insomma, ogni atleta può utilizzare al massimo tre cariche. Quindi teoricamente ha otto colpi per coprire i cinque bersagli. Se non vi riesce, a quel punto avrà poi il giro di penalità. Vediamo un po'. Che hanno già iniziato a sparare. Sto cercando di capire, ecco. Sicuramente sta utilizzando una ricarica. Matilde Giordano, che ne ha coperti 4 su 5, molto bene per lei. Intanto qualche problema nella piazzola 16. Adesso chiude Eva Utter, la prima ad uscire con eh, i 5 bersagli coperti. Esce anche nella. Atleta anche in piazzola 27, uscita anche Matilde Giordano, uscita in uno anche Cecilia Peano. Quindi Alto Adige in testa con Eva Utter seguita da Matilde Giordano, poi vedo il pettorale numero 12 di Aucie con Luna Forneris, poi c'è anche, anche Carola 40 con numero 8. Ho visto un'altra squadra dell'Alto Adige, poi ci sono ancora alcune squadre. Un po' in difficoltà, credo per esempio, nella 9 diletta Letta Broll che è riuscita poi a utilizzare forse tutte e tre le ricariche per chiudere, mentre vede in difficoltà, ma credo abbia avuto problemi legati alla caduta iniziale, perché mi sembrava fosse stata proprio la numero 16. Eh, Desaier è una delle atlete a cadere all'inizio della gara. Forse ha avuto qualche problema al poligono, sta utilizzando ora le ricariche. Quindi, partita subito bene la coppia favorita, quella formata da Eva Hutter e Hannes Bacher, che ieri avevano entrambi vinto le rispettive gare. Quindi, ovviamente, la squadra da battere nella giornata odierna va detto che per esempio una delle atlete più competitive del gruppo che è Carlotta Gautero disputerà invece la gara giovani successivamente non è l'unica 2006 che gareggerà successivamente quella è stata la scelta fatta dal comitato OC in questo caso e adesso vedremo io immagino si arriverà nuovamente al poligono assieme con Eva Utter che certamente non avrà, credo, l'intenzione addirittura già adesso di forzare tanto sul ritmo, anche perché comunque alle spalle aveva una matita Giordano che aveva dimostrato in precedenza una buona condizione. Ricordo quindi il percorso di un chilometro, quindi sarà un pochino più breve, in questo caso un giro, essendo più breve, si andrà un po' più velocemente. Ecco qui, vedo che si stanno formando dei gruppetti nella zona di, di testa, peraltro c'è un atleta ancora sola al comando, anche viaggiando, devo dire, a un ritmo sugli sci, abbastanza spedito da nuovamente Matilde Giordano, che devo dire, ne ha veramente tanto sugli sci perché ha recuperato. Ma soprattutto arriva al poligono con un grandissimo ritmo, abbastanza impressionante la sua eh, prestazione. Fin qui a seguirla vi è proprio Eva Utter, poi Cecilia Peano, quindi la numero 12 Luna eh, Forneris, poi vediamo la 21 eh, Letizia Moreschini. E poi anche tutte le altre, sta risalendo bene la, anche la numero 8, Carola eh, 40, vedo anche la numero 13, Tania Vanker, ecco anche Nayeli Mariotti cavanier Nel frattempo c'è già chi sta sparando, ha già aperto Matilde Giordano che ha aperto male, eh? come prima ha aperto male Matilde Giordano. Al poligone, credo sia che debba ritualizzare addirittura tre ricariche perché vedo che sta, stava sistemando le ricariche. Quindi, già a rischio, Matilde Giordano ha spinto tanto in questo primo giro, bene sulla prima ricarica. Un po' in eh, difficoltà, quindi, in questo momento la eh, piemontese. Attenzione perché c'è in piazzola 7, vedo già andar via. Una treta, deve girare Matilde Giordano, quindi un giro di penalità per Matilde Giordano. Chiude anche Eva Utter che quindi riesce ad andare all'inseguimento e al primo cambio in testa, eh, un po' sorpresa, il numero 27 Lucia Radovan per il Trentino F che ora dà il cambio è ad Alessandro Marta davanti a Eva Utter. Poi qui il cambio con eh, Matilde Giordano che quindi nonostante abbia girato era in terza posizione arriva adesso il cambio Naglieli Mariotti Cavagnè un po di ritardo per il momento per eh, la Siva ecco anche tutti gli altri vi vediamo un po in uh... per ora tutto bene nel cambi perché Devo dire è una zona cambio, come ripeto, molto, molto complicata perché arriva proprio in piena curva. Quindi veramente difficili per le atlete. Anche perché poi c'è un filo messo lì, proprio dove passano con le atlete con gli sci. Quindi, proprio un po' molto difficile per, come zona cambio. Per ora, però, sono state tutte molto brave e molto bravi in, nel cambio. E allora, un po' sorpresa, molto bella questa prima frazione di Lucia Radovan, Trentino F a sorpresa in testa davanti alla coppia favorita, l'Alto Adige, con eh, Eva Utter che è in seconda posizione Matilde Giordano che nonostante il giro di penalità, eh, con la velocità con cui è andata sugli sci e anche alla fine anche al poligono commettendo degli errori è riuscita a, a dare il cambio in terza posizione nel frattempo c'è ancora chi sta completando la propria serie e quindi adesso Hannes Bacher che va a tutta nel frattempo stanno già arrivando in zona poligono gli uomini della prima delle prime due coppie, con un Marta che sta cercando di resistere al prevedibile ritorno di Hannes Bacher, poi alle sue spalle credo ci sia proprio Filippo Massimino che però vedo un po' più in difficoltà sugli sci rispetto a chi lo segue, per esempio c'è il numero 13 Jan Stenkasserer, che sta salendo a un buon ritmo, così come eh, Lorenzo Canavese e anche il numero 1 Tommaso Peano, attenzione al numero 7 Manuel Contos e poi anche sta arrivando anche il numero 18 Marco Dapra, in questo caso per Trentino F. Quindi vediamo Marta in piazzola 1 aperto già Bakker bene da destra credo ci siano un po' di errori in questo momento ancora Marta non ha coperto nulla di colpi forse anche Baker sta sbagliando qualcosa in questo momento il vento è totalmente assente quindi non è una... uh addirittura tre ricariche per Baker, ha sbagliato tutti e tre i colpi centrali quindi ha, ha sparato velocemente ma ha commesso tanti errori invece in piazzola 1 forse sta utilizzando le ricariche Marta per ora tutti un po' in difficoltà vediamo se Marta con la ricarica riesce a coprire l'utiltà, esce il primo a uscire in piazzola 3 è proprio Massimino il uh, comitato AOC poi Baccar che gira fa un giro di penalità vediamo se Marta chiude no anche Marta commette l'errore poi in 10 vedo uscire invece con uh, lo 0 e anche in 6, quindi altri due atleti. Sicuramente AOC in 6, quindi Massimino in testa in questo momento. Bacher praticamente in seconda posizione, nonostante la penalità, e non ha neanche perso tanto. Poi c'è il numero 26 che, se, che si trova ed è Alex Fontana dell'Alto dell Adige in coppia con Thea Banker e poi vedo una coppia appunto ancora del comitato AOC. Eh, gara interessante, ci prova quindi Filippo Massimino. Un buon margine di vantaggio il piemontese, ma Hannes Bacher lo vedo essere partito a tutta dopo il giro di penalità. vuole Ha intenzione di recuperare. Quindi vedo Hannes Bacher. Poi c'è al terzo posto, appunto, un'altra coppia AOC, che è la numero uno, quindi è Peano, poi Fontana. Quindi vedo il numero 18, Marco Dapra, poi il numero 27 che è Marta ed ecco Contoz per uh, la Siva. Beh, hanno preso queste coppie fin qui un buon margine di vantaggio, va detto, anche perché ecco per esempio la coppia Siva con Mariotti Cavanier. quindi se Contoz riesce a tenere magari Mariotti Cavagnier poi si trovano lì nelle posizioni di vertice. Eh, comunque, gara molto molto eh, aperta. Ancora non sono, stata, non sono stati perfetti gli atleti della coppia favorita, che appunto è quella tra Deck formata da Eva Utter e Hannes Bakker Ma anche però Hannes Bakker adesso sugli sci, ha dimostrato proprio di essere andata a caccia perché è uscito. Ma anche il modo in cui ha affrontato il giro di penalità. Io ho visto come è uscito dalla penalità. Proprio intenzionato a uscire in seconda posizione, quindi con eh, grande carattere a voler eh, proprio rifarsi. Tanto vedo al poligono in questo momento ci sono il pettoi 30 di Cristi e Mene, quindi in questo caso è M Etienne Mene che ha coperto tutti i bersagli e sta sparando ora. Eh, Tommaso De Bacco di Veneto ma attenzione perché Massimino tiene un buon vantaggio. Forse si è gestito alla fine Bacer perché comunque è in uh, gruppo, ancora con uh, Peano e l'ottimo Fontana, che è stato protagonista di una grandissima serie, eh, va detto il numero 26. Dell'Alto Adige, del, sì Alto Adige F, veramente ottimo atteggiamento al poligono. Mentre stanno arrivando ora Marta con Toz e, appunto, poi con il 18 anche Marco da Praia. Intanto Massimino è già in piazzola 1, aperto. Adesso da sinistra, coprendo il primo bersaglio, sbaglia sul secondo. Massimino manca, credo, anche il terzo. Attenzione un po' in difficoltà il del comitato AOC, eh, serie difficile per lui mentre ha aperto Gian Cannesbacher da destra. C'è un po' qualche serie di errori in questo momento perché anche Bacher mi sembra un po' in difficoltà. Buona serie dell'atleta in piazzola 3 che dovrebbe essere forse Peano, in difficoltà anche Bacher perché ancora, ma addirittura scusate le ricariche, se ne va via. Quindi con il cambio Peano, se non sbaglio. Attenzione, un buon poligono. Vedo in piazzola 7, anche 5, pure che ne manca uno. Ma attenzione, che Bacher in difficoltà. Tanto Massimino deve girare quattro volte. Anche Bacher in grandissima difficoltà. Tanto, vedo bene: poligoni anche 5, 6 e 7. Eccoli a cambio. Quindi nettamente in testa da Peano, seguito da Marta. Bravissimo con Contoz. Quindi attenzione alla Valle d'Aosta, la Siva bravo anche da Pra quindi grande poligono per i Trentini che risalgono di posizione poi vedo al cambio anche il numero 14 quindi è risalita molto bene la coppia di Veneto A, bella prova di Antonio Pertile ed eccolo qui il numero 4 che è Andreas Braunhofer che del, cambia Patrizia Lamarchina, rientrano un po' anche loro in gioco quindi eccolo adesso Massimino è eh, in gran difficoltà la coppia favorita. Ha trovato un poligono negativo anche Hans Bacher, protagonista di una grande stagione. E oggi ha avuto questa brutta serie in piedi. Può succedere ovviamente. Strano anche perché le condizioni non sono complicatissime quest'oggi. e intanto vedo che qualcuno ha perso anche i bastoni nell'uscire dal poligono e allora aspettiamo perché la gara è veramente apertissima ci sono tanti cambiamenti di fronte eh, che stanno facendo giusto per complicare noi la vita anche perché così tanti questi, tutti questi cambiamenti di fronte e ora Cecilia Peano ha ricevuto da Tommaso Peano il cambio in, in testa. Quindi vediamo perché comunque c'erano anche soprattutto la Siva ha recuperato tanto con una coppia, secondo me, competitiva. Manuel Contos si è comportato molto molto bene in questo, questa serie. Quindi è riuscita a far risalire la gara, adesso toccherà a Nayari Mariotti Cavagnier, protagonista di una grande stagione. Ieri ha perso poi il secondo posto perché sono stati dati dieci secondi a, ehm, a Carlotta Gautero per il fatto che aveva perso al tempo al poligono non per colpa sua, ma perché non era ancora pronta praticamente, la piazzola. Quindi è stato dieci secondi e si è ritrovata quindi Mariotti Cavagnier da seconda a terza. Intanto ecco Cecilia Peano e guardate, proprio Mariotti Cavagné sta salendo a un ritmo da fondista, qual è? Di natura. Mariotti Cavagnè, grandissimo giro di Mariotti Cavagnè sugli sci. E allora Cecilia Peano in eh, testa. Quindi Mariotti Cavagné in terza posizione. Sale molto bene. A me è piaciuta anche prima Lucia Radovan eh? e sta andando molto bene sugli sci. L'atleta trentina seguita dalla numero 18 si tratta di Lisa Brusaferri, e poi vediamo Matilde Giordano, la, poi la numero 14 Elena Alverà, e quindi la numero 4 Patrizia Lamarchina, ieri autrice di un'ottima gara. Adesso ancora deve aprire Cecilia Peano, credo abbia aperto male perché uh, non ho visto chiudere alcun uh, bersaglio infatti chiude sul secondo quindi aperto male da, da destra serie un po' complicata per uh, la piemontese già il secondo errore più lenta cercando di controllare ma di coprire i bersagli eh, Mariotti-Cavagnè due errori per uh, Peano che deve usare le ricariche il quesetto e va via Mariotti-Cavagnè ve l'avevamo detto, quando Contò ha recuperato allora Siva diventava veramente squadra da tenere d'occhio in questa gara, intanto arriva ora al poligono Eva Utter, brava con le ricariche Peano, è riuscita a salvarsi, esce bene poi anche vedo una buona serie nel piazzola 5 anche, quindi esce ora... Cecilia Peano, seguita da vicino da Matilde Giordano. Gran recupero di Matilde Giordano per AOC. Molto brava anche Radovan con il pettorare addirittura numero 27. Quindi c'è Brusa Ferri, altra Trentina con il 18 al Verà, Veneta con il 14, poi con il 4 Patrizia Lamarchina, quindi diciamo gara molto equilibrata in ottica podio. E poi vedremo se cercherà la rimonta anche anche se era molto distante. Intanto vediamo Tea Vanker in questo momento passare davanti a noi, vedo ora Eva Utter andare a tutta cercando di recuperare quanto perso, dietro, eccola qui, ora è dietro il caro La eccola Eva Hutter. Eva Hutter. Vedremo, perché questo è comunque un format che lascia sempre aperto anche in Coppa del Mondo, anche ai mondiali eh, si notano spesso cambiamenti, stravolgimenti nel corso della gara. Anche tutte le recenti emozioni vissute proprio in questo format ah, a Oberoff. fino all'ultimo. Insomma, la gara era aperta. Si poteva lottare per loro, ma anche finire giù dal podio. Quindi, sempre gara molto molto emozionante. A maggior ragione a livello giovanile. Vi ricordo poi che eh, successivamente partirà la gara di aspiranti 2, eh, che inizierà alle 10 un quarto. Quindi ci sarà anche una buona pausa. E, eh, cioè, chi taglierà qui per primo il traguardo non è scontato: vinca la medaglia d'oro, anche se è molto probabile. Perché ovviamente i gruppi sono stati fatti anche a seconda dei risultati ottenuti, ovviamente. Nel frattempo mi sembra di vedere arrivare già in zona poligono, credo che quella tuta, quella tuta del sì, è Mariotti Cavagnier che sta già arrivando al poligono, controlla un po' di più rispetto a prima. Giustamente ha gestito un pochino di più in questo momento è importante coprire i Bersagli, attenzione a Matilde Giordano. Quanta è salita! Matilde Giordano sugli sci. Ha veramente recuperato tantissimo. Ha proprio un bel ritmo: Matilde Giordano, che bella da vedere come scia, Eccola numero uno. Buona frazione poi anche per Cecilia Piano quindi serie in piedi che chiuderà la gara per le Atlete, poi dovranno attendere i colleghi maschi questo finale ecco anche Radovan poi la numero 4 la Marchina grande proazione fin qui di la Marchina quindi Brusa, Ferri e Alverà e intanto aperto bene Mariotti Cavani da sinistra chiude anche il secondo da lì da spesso di lavorare su ogni colpo Mariotti Cavani quando si trova al poligono ha mancato il bersaglio centrale però ci sono due errori di Matilde Giordano. Una ricarica da utilizzare per Mariotti Cavagni e due per, Mati per eh, Matilde Giordano. Saranno due ricariche importanti. Sbaglia in apertura anche Cecilia Peano. Nel frattempo, Mariotti Cavagni, grandissima frazione, se ne va via in testa. Frazione direi perfetta della Valdostana. Molto brava però anche Matilde Giordano alla fine a coprire due bersagli. Quindi. Sarà una bella sfida in questa tra Contos che prende il cambio in testa. E Massimino intanto ancora ricariche. Vedo una ricarica ancora da coprire per Cecilia Peano in tre, anche Radovan sta cercando di, di riuscire a Tatecce, forse in tre. Quindi brava Cecilia Peano con le ricariche. Vedo uscire anche la Patrizia Lamarchina, quindi ha coperto tutti i bersagli alla fine con le ricariche anche l'atleta dell'Alto Adige, che torna in lotta per il podio, visto che darà il cambio ad Andreas Braunhofer, protagonista di una grande stagione. Attenzione il cambio di un soffio: hanno rischiato, si erano mancati praticamente, non erano riusciti a toccarsi, hanno corso un bel rischio. E intanto bravo Alverà per il Veneto. Dal cambio a Pertile. E intanto. Stavo cercando eh, al poligono. Ora Eva Utter che sta utilizzando, credo, una ricarica. Uh. Tanto anche qui ho visto un attimo un cambio. Cambio tra Brusaferri e Dapra. Cambio ora tra Radovan e Marta. Quindi ora tra 40 e Occelli. Ed ecco quindi questa gara veramente ancora... Ecco l'Eva Utter. Eh, attenzione perché è alto il distacco, però se Bacher dovesse trovare due belle serie di tiro, tutto potrebbe essere possibile per, per loro. E quindi gara per la coppia favorita fin qui a un pochino in di rimonta. Infatti Bacher è partita tutta, lo vediamo. Sugli sci spingere immediatamente in questa occasione. Non mi sono informato bene perché il dubbio, se prima di dire stupidaggine, ho detto se erano sono fratelli Cecilia e Tommaso Peano, ovviamente, perché sono cognomi abbastanza comuni in Piemonte, però almeno, almeno abbiamo. Ho chiesto per sicurezza. E intanto, già con Tos, già arriva al poligono l'atleta della Siva, seguito da vicino da Massimino. Prima serie a terra, quindi Asiva con Asiva A e in questo caso Alpi Occidentali A. Quindi, le due coppie principali sulla carta di questi due. Comitati hanno un buon margine di vantaggio sulle coppie all'inseguimento, che può permettere un pochino anche di gestire la situazione. Eh, al poligono arriva ora proprio Tommaso Peano. Attenzione, seguito da vicino da Andreas Braunhofer, grande rimonta di Alto Adige B, la classe 2008. Non dimentichiamo l'autore veramente di una gran bella stagione. Nel frattempo Contosa ha aperto bene da destra, però adesso non vedo chiuderne altri, quindi infatti ha sbagliato sul secondo, bene sul bersaglio centrale, aperto ora da sinistra eh, invece Massimino. Beh, comunque una buona serie fin qui di Contosa, deve usare una ricarica, coprire velocemente la ricarica. Intanto bene anche Massimino sui primi tre, bene anche sul quarto Massimino, buona serie fin qui del piemontese, attenzione l'ultimo. Che però non chiude, e quindi intanto apre in tre anche ehm, Peano. Eh, tutte e due hanno una ricarica Uh, via Massimino va via Massimino in testa. Ancora lì, contos che non riesce a chiudere queste gare. Deve... No, non gira, non gira. Riuscire a chiudere perché si è ha... messo un po' a chiudersi effettivamente. Perché si stava per alzare, vediamo che non si abbassava il bersaglio, quindi evidentemente ha corso un bel rischio e eh, si è chiuso di un soffio. Nel frattempo, eh, ancora serve un bersaglio d'Andreas Braunhofer, lo stesso per eh, Peano. E attenzione, esce ora, esce ora. B Braunhofer e Peano, ma Braunhofer deve girare, deve fare un giro di penalità, anche ah, se ha un ritmo sugli sci Può permettergli, intanto vede uscire bene in otto, una bella serie nella piazzola 8, che è del numero 8. Attenzione perché grande rimonta di Stefano Occelli. E poi eccolo qui: Braunhofer, partita tutta dopo il giro di penalità. Ovviamente ancora tutto in gioco, vedo ora Pertile prima ha fatto una gran bella serie in piedi ricordiamo che la gara maschile non si chiuderà con il poligono ma avranno un altro giro quindi sarà interessante poi seguire anche l'ultimo giro quindi diciamo che rispetto in questo caso alla gara femminile conta anche di più la parte sciata ehm, la parte di fonti tanto Hannes Bacher che ha fatto una buona serie a terra adesso sta già passando qui davanti a noi e quindi ultima serie con gara apertissima. Ancora. Gara che si deciderà. Forse neanche al Poligono. Ma nell'ultimo giro. Un bel finale. Una bella competizione fin qui con AOC protagonista. Con la coppia Matilde Giordano Filippo Massivino devo dire che la frazione precedente di Matilde Giordano è stata veramente di altissimo livello, eh, ha praticamente ribaltato la gara in qualche modo. Molto buone, però, le anche, per esempio, il rientro dell'Alto Adige prima con Patrizia Lamartina e anche ovviamente Asiva perché. Probabilmente la frazione di Mariotti Cavagnier precedente è stata la migliore di giornata fin qui. Ma eccoli Massimino e Contos. Sono abbastanza vicini perché sugli sci Contos ha un ritmo più alto rispetto a Massimino. Che se i due dovessero uscire insieme dall'ultimo poligono, sarebbe un gran vantaggio, ovviamente, per il Valdostano. E allora ci prepariamo per questa ultima serie con uh, un bel margine di vantaggio i primi due in questo momento anche perché al poligono sta arrivando un doppiato quindi Piazzola 1 per Massimino Piazzola 2 per uh, Contos mentre sta arrivando ora Peano Tommaso Peano seguito da vicino da Occelli e da Braunhofer quindi serie decisiva, perché comunque sono tutti abbastanza vicini e per ora non vedo chiudere bersagli nelle prime due piazzole, quindi un po' di difficoltà. Contos apre bene da destra, chiude i primi due, attenzione al Valdostano, due errori invece in questo momento per Massimino. Eh, non è facile la piazzola 1 quando decidi una single mix. Intanto, una ricarica da utilizzare per Contos che ha sparato molto velocemente. Mentre Massimino deve utilizzare probabilmente tre ricariche. Quindi un po' di rischio va via con Torze. Allora possiamo dire la Siva. Vince la medaglia d'oro il titolo italiano. È in difficoltà in questo momento, Massimino invece Peano che Tanto Massimino deve fare tre giri di penalità. E probabilmente perde la medaglia. Ma attenzione, perché c'è la bella serie di Braunhofer che è uscita tutta dal poligono. Che reazione, mamma mia! Bravo però anche Peano! Ma va... Quindi bene anche Peano. Guarda Brown -Oper che vuole superarla all'esterno in curva! Incredibile, Brown Opera! Fatto, va via velocissimo! Come è uscito Brown Opera? Impressionante! E allora, adesso intanto vediamo anche l'ottima prova anche di Occelli per AOC, io vado in zona Traguardo per uh, intervistare anche le coppie vincitrici. E ripeto, non avranno ancora la certezza del titolo italiano, anche se è molto probabile. Siamo a 34 e 20 in questo momento. Mamma mia, Braunhofer va a tutta velocità, veramente. Tutta velocità. Braunhofer in quest'ultimo giro. Abbiamo visto proprio uscire dal poligono con una reattività degna di Lucky Hofer, in qualche modo. Mentre in testa Contos, che con... Nayeli Mariotti Cavagnè sta andando per la medaglia d'oro, veramente bravissimi due valdostani molto bravo con Tosval al poligono Mariotti Cavagnè è stata protagonista di una eh, grandissima frazione e adesso quindi giro conclusivo già c'è tanta attesa di vedere soprattutto nel comitato asiva l'arrivo allo stadio la testa sembra saldamente in mano alla squadra a della siva con naeli eh, mariotti Cavagnè e manuel contox che adesso sta già salendo per il passaggio finale che lo rimetterà poi sulla linea del traguardo, sul rettilineo d'arrivo, attenzione: c'è ancora sempre. La e allora, intanto, c'è battaglia ancora per il secondo posto. Con Braunhofer che va all'attacco su Peano. E a testo, Contoz sull'ultima salita per chiudere la gara e regalare alla Siva la vittoria, ed eccola qua con Mariotti Cavagniere insieme a Contoz, quindi medaglia d'oro per la coppia Siva. il Andrea Sato Andreas Braunhofer, un finale di autori è stato di una grandissima frazione finale Andreas Braunhofer, impressionante pressionante come è uscito dal poligono ricordiamo ovviamente che sulla carta sono loro ad aver Eh, io pe penso mi, mi si segni non so se mi sentite non so se mi sentite ok spero che mi si sia sentito mentre commentavo il finale comunque seconda posto per Alto Adige con la coppia formata da Patrizia Lamarchina e Andreas Braunhofer prima posizione per Valdostani Contos e Cavagnier, io aspetto un attimo anche loro per le interviste. Tutti abbracci, vediamone all'interno per squadre, felicissimi anche, bella sportività, bello l'abbraccio per esempio adesso tra Eva Utter e allora vediamo un po le varie coppie all'arrivo e tanto ci stanno tanti abbracci per, con le famiglie io chiamo i due peano perché per la terza posizione dobbiamo attendere ovviamente la gara successiva e tutto però se allora beh allora vi siete fratello e sorella che, che significato fare questa gara assieme ma anche l'altro anno eravamo insieme e abbiamo ripetuto l'altro anno era andata anche bene però quest'anno meglio contento? molto anche perché boh, dopo la stagione che non è andato proprio come volevo e adesso questa qua è un buon finale diciamo siete stati molto bravi eh, entrambi come hai vissuto l'ultima frazione di tuo fratello eh avevo un po' d'ansia perché avevo perso un po' di posizioni, pensavo di riuscire a tenere, te tenere però alla fine ce l'ha fatta e è vero bale. Sei orgoglioso della tua gara? Molto, molto perché eh, boh, come ho detto prima dopo la stagione che non è andata proprio... Questa qua è una gara che tira sul morale e sono molto contento. L'ultima allora, cosa l'ho chiesta a tutti ieri. Eh, atleta preferito o preferita? Eh, Dorotea Vier. Eh, io non posso dire che io ne sbo <ride> tra i maschi tutti l'hanno detto <ride> grazie mille complimenti grazie mille. Eh, ai fratelli piara adesso io vado vado a prendermi manuel Contos e Nayeli mariotti cavanie ormai la, la intervistiamo in tutte le gare praticamente <ride> intanto io chiedo subito a, a manuel perché eh, devo dire con il turno chiedo proprio subito Contos o Conto? Contos con la Z. Con la Z no perché c'è Didier Bionas che è quindi in Valle d'Osta, è sempre sì, un po' complicato. La... Sì, sì, sì con la Z. Ok, perfetto, allora non ho, sbagli... non ho sbagliato durante la gara e sono contento di questo. Beh, io comincio da lui perché hai fatto veramente una bellissima ultima frazione e mi sei piaciuto anche nell'atteggiamento proprio al, al poligono, grande attenzione, avevi capito che era importante, che passava da lì la vittoria. Sì, sì, oggi si sapevo già che ero un po' meno in forma rispetto al solito quindi... Ho cercato di gestirla un po' di più appunto sugli sci e concentrarmi di più al tiro e alla fine sono riuscito abbastanza dai. Come hai vissuto l'ultima frazione della tua compagna di squadra? È stata bravissima, ha fatto una, una grandissima eh, seconda frazione. Sì, sì, quando ho visto che era già lì davanti, poi lei al poligono spara già bene, quindi possiamo dire che ero già abbastanza sicuro che... Non sbagliava infatti. È stato così. Poi eri contenta immagino, è stata veramente una, una bella gara. Eh, raccontami proprio quella tua frazione perché hai recuperato tanto. Sì, perché eh, la prima frazione, eh, sono riuscita a chiudere tutti i bersagli, però ho dovuto usare le ricariche e diciamo che non ero molto contenta. E quindi, alla seconda ho provato a concentrarmi sul tiro e a cercare di prenderli tutti. Infatti ho fatto una bella serie da terra e quella mi ha permesso di passare davanti e di recuperare. E poi da in piedi ci ho messo un po' <ride> perché volevo prenderli e sapevo che poi c'era Manu e quindi dovevo dargli il cambio prima. O tra i primi e ce l'ho fatta <ride> quindi sono contento mi piace perché eh, se me ti diverti a fare le gare di rimonta cioè parti e ti piace <ride> proprio recuperare dalle retrovie Sì, ormai sono un po' specializzato in questo <ride> allora lei già l'ho chiesto più volte ieri ma ti chiedo anche a te biatleta preferito o preferita Johannesbo incredibile veramente tutti eh, l'anno prossimo cercheremo di farlo venire qui non lo so perché almeno no, va benissimo grazie mille e allora adesso dovrei cercare eh, magari Andreas Braunhofer e Patrizia Lavalchina, la mi mancano loro due che hanno eh, vengono anche loro che ripeto, eh, coppie detto medaglia d'argento, poi vedremo tra poco come andrà a finire la, la gara, nel senso che poi appunto c'è un'altra gara, c'è un'altra gara, intanto chiediamo di farli passare perché ce li bloccano in questo momento. Eh, eccoli qua. Complimenti perché hanno fatto anche loro una gara di rimonta, cioè nelle ultime... Due frazioni hanno recuperato eh, tanto peraltro, eh, Patrizia Marchi, tu eri stata protagonista, hai visto anche ieri hai disputato una, una buona gara per un po', <ride> hai avuto un finale un po' diverso, però ecco soddisfatta. Sì, molto perché eravamo quasi ultimi per... e poi abbiamo recuperato bene e sono molto contenta. Come hai vissuto l'ultima frazione del tuo compagno di squadra? Ero agitata e non ce la po potevo credere che ha fatto zero anche, ha fatto veloce, l'ha sparata veloce, bravissimo. A me è impressionato l'uscita dal poligono, Andreas, perché sei uscito a tutta dal poligono con una grinta, volevi superare addirittura piano all'esterno in questa curva, avevi una voglia di prenderti questo podio, incredibile. Sì, ero così soddisfatta che ho fatto zero. Volevo Sì, deciderla subito ma poi nella discesa ho pensato a un po' di passi fino alla fine e là poi sono, sono riuscito a staccarlo quindi sono Quanto sei dis... soddisfatto della tua stagione? Perché comunque classe 2008 sei riuscito veramente a disputare una bellissima stagione, sei stato protagonista nonostante tu in realtà sia ancora un atleta degli allievi come categoria. Sì, era un anno di allenamento. Di... Sono davvero felice come è andata la stagione, ho vinto alcune gare, anche un po', gare un po di meno. Adesso godiamo in estate, guardiamo un po' sul tiro, poi speriamo che il prossimo anno faccia di meno errori. E, e, io non ricordo male, tu hai fatto anche la pubblicità per Anterselva 2026, vero? Io ricordo anche, perché la ricordo lei proprio sulla pubblicità di Anterselva, immagino è stata anche emozionante per te. Sì, sì eh. era un po' un caos perché non sapevo cosa fare, ma alla fine tutto è andato bene. Ebbè, eh era sicuramente molto eh, divertente. Soddisfatta della tua stagione? Sì, molto, non ce l'aspettavo, anche fatto un podio... Nell'inseguimento a Bionazzi quello era il highlight, è eh, molto bello. Entrambi chiedo come avere Dominic Windisch all'interno dello staff tecnico? È un nu allenatore nuovo, perché gli altri sono più tecnici cioè, e lui ci può anche eh, spiegare robe che fanno in Coppa del Mondo, i profi. È davvero bello averlo all'allenatore. Tu, Patrizia? Sì, ci, poi, ci può dare nuove poi, idee, nuove, um, eh, ci può dire nuove, che nuove cose maltezza, che non sapevamo prima. Allora che, Forse anche solo piccole cose che cambiano tanto, come sul poligono alcune cose o anche prima della gara per non innervosire. In, 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 in in, in eh, sì, è un buon allenatore. L'ultima allora, cosa, entrambi l'ho chiesto a tutti gli atleti aspiranti saliti sul podio. Atleta preferito o preferita? Sì, sicuro il mio fratello. Vuole una volta diventare come lui, Coppa del Mondo, fare le gare come lui, spara fortissimo, guardiamo se ce la faccio in qualche anno. Ovviamente fratello è Patrick per <ride> ovviamente. E per quanto riguarda te? Eh, per me anche Kaiser Mechereinen era un grande idolo. E sicuramente gli italiani, la, 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 Lisa Vitozzi, Dorotea. Anche Tommy e Dominic sono grandi idoli. Insomma, avete proprio grande tifosa, no? In carità. Vi ringrazio, entrambi complimenti, avete fatto una bellissima gara e poi, ripeto, la, la tua uscita dal poligono è stata, riguarda, la, è stata bellissima. Grazie mille e quindi a Patrizia Lavarchiera Andreas Braunhofer avete sentito, è molto bello no, avere anche l'orgoglio di avere il fratello in Coppa del Mondo, quanto eh, sia sentito, quanto ci, ci tengono. Allora io hanno appena comunicato che la partenza della prossima gara sarà tra 13 minuti, quindi ci andiamo, prendiamo soltanto un attimo di pausa ci andiamo proprio a preparare per la gara aspiranti eh, seconda partenza ripeto poi vedremo più o meno sui tempi se qualcuno riuscirà a infilarsi qui nella lotta per eh, le medaglie o comunque seguiremo eh, ovviamente anche questa gara

ဘာရည်အတွက်ပြိုင်?

Alex Rossi e sono le protagoniste che si alla partenza di volta e, e allora ci prepariamo quindi alla partenza aspiranti seconda gara aspiranti vi ricordo che la gara 1 aspiranti è stata vinta dalla Siva con la coppia Contoz, Nayeri, Mariotti, Cavaniere con 36-39-9. In seconda posizione ha concluso l'Alto Adige con Patrizia, la Marchina, Andreas Braunhofer, terza con un 36-59. Ha chiuso Aucci con, uh, C uh, C con uh, Cecilia e Tommaso Peano che coppia di fratelli che quindi hanno chiuso in terza posizione ora gara aspiranti 2 che però vale per il podio quindi se una squadra dovesse fare un tempo migliore rispetto a 36-39-9 andrebbe a vincere addirittura la medaglia d'oro Ed ecco allora le coppie al uh, via: numero 31 Sivacca con Cristel Barai e Giodi Vittà, uh, poi numero 32 Veneto D con Caterina Milani e Diego Gavet, Alto Adige 1 con Melani Ranalter e Rafael Santer, Veneto C con Lara Siorpaes e Andrea da Corte Vecchino. Alto Adige L con Doris Klotz e Lenz Hofer Asiva uh, I con Arianna Giacomini e Andrea Contos, Alto Adige H con Esther Cruciani e Aaron Galliani Alto Adige M con Nora Maire e Filippo Allegri, Alto Adige N con Lena Sophie Haller e Tom Mesner. Asiva e con Coralie Marten e Mael Petigac, Fiuriuli Venezia Giulia D con Marica Rupil e Samuele Degano, Alto ADGP con Anna Maria De Angelis e Julian Ofer, nel frattempo è iniziata la gara, Alpi Centrali con Rachele De Cans e Giuseppe Iginio Canclini, attenzione a questa coppia da seguire. AOCG con Anna Giraudo e Giacomo Balale poi abbiamo una mista AOC Alpi Centrali che è Magali, Miraglio Mellano e Simone Motta quindi Asiva L con Martina Gachet ed Erwin Barrel Friuli Venezia Giulia C con Sofia Bedolli e Manuel Iorio Friuli Venezia Giulia E con Sara Romanin e Filippo Tac Poi 49, mista OC, ACB, Iris Cavallera e Michel Zanaboni. Alto A di con Leonie Resch e René, Tirler, e René Tirler Asiva M con Anna Beltrameli e Mattia Betà. Trentino mista B con Sara Forlin e Chris Martinelli. Trentino mista Maddalena Ballan e Mattia Under Toller mista Veneto B con Bruno Lovato e Gianluca De Paoli mista Veneto A con Alex Rossi e Samuel Murer Trentino mista C con Francesca Girardelli e Davide Capra queste le coppie al via ricordate 36-39-9 il risultato della coppia che ha vinto la gara Manuel Contos con Nayeli Mariotti Cavagniel, abbiamo ascoltati dopo la loro prova erano ovviamente molto soddisfatti della loro prestazione perché protagonisti veramente di una bella gara alla Piazzola che corrisponde ha ah, molto colpito la frazione di Mariotti Cavani, O meglio, colpito in realtà, ci siamo abituati a vederla gareggiare in questa maniera. Molto, molto brava, anche veloce sugli sci. Ha cercato soprattutto di coprire i bersagli. Altrettanto bravo Manuel Contos nell'ultima nell frazione, dove ha cercato soprattutto anche egli di chiudere eh, i bersagli. Nel frattempo già una coppia, già un atleta all'arrivo che è Pettorale 55, Alex Rossi, che è partito abbastanza velocemente, si trova già al poligono, anche perché è una coppia mista, nel senso che è due uomini, quindi eh, ovviamente è arrivato prima di tutti il numero 55. E adesso stanno arrivando anche le altre coppie, per esempio c'è Bruno Lovato con il 54, anche lui è maschio, quindi si sta gareggiando con le donne, però era tutto coperto eh, all'inizio, quindi sembrava un po' più complicato vederlo. Però potrebbe essere un aiuto per le ragazze avere dei maschi davanti che possono in qualche modo fare ritmo. Peraltro so che nella gara Senior anche avremo una coppia formata da solo uomini che è quella tra da Cedric, uh, Cristil e Thierry Bianchè. Ovviamente non gareggiano per una medaglia. Stiamo aspettando per vedere chi uscirà per primo dal poligono, magari coprendo tutti i bersagli. Spettatori ovviamente interessati, coloro che hanno fatto molto bene nella gara precedente. Tanto ovviamente il primo a uscire è Ecco, attenzione, c'è una coppia UC che è la prima a uscire per la gara. Adesso vedo bene di chi si tratta. Ecco le prime, prime atlete che si alzano ed è la numero 44, se non vedo male. Anna Giraudo, protagonista di una bella serie a terra, seguita da vicino da Melanie Ranalter di Alto Adige I quindi ancora una coppia una mista con Magali Miraglio Mellano poi mi sembra di aver visto la numero 41 Marica Rupil adesso vedo anche Bruno Lovato ripeto ci sono anche dei maschi in gara che però, ripeto, possono essere un bel vantaggio per uh, le atlete perché possono anche prenderli come punto di riferimento. Anche qui, magari in discesa, può sfruttare un po' la presenza di un uh, ragazzo davanti, la numero uh, 44, Anna Giraudo. Eccola Magali Miraglio Mellano. E poi vedo la numero 33, come vi dicevo, Melanie Ranalter e quindi poi la numero 48 e la 47, 48 Sara Romanin seguita da Sofia Bedolli, ci sono tante coppie del Friuli Venezia Giulia in questa gara. Dicevo, ovviamente spettatori interessati a questa gara Intanto c'è una caduta di un atleta del comitato Alpi Occidentali, dicevo, ovviamente le coppie salite sul podio. Sono tutte spettatrici interessate di questa gara in quanto eh, vogliono capire se poi effettivamente saliranno sul podio definitivo. Ripeto, sulla carta. Uh, le coppie della prima gara sono più competitive. C'è sempre un rischio particolare, se ci pensate nel fare questo genere di competizioni perché può cambiare anche il meteo tra una gara e l'altra, quindi non è mai detto che sia effettivamente uh, una gara equa quando si parte con, uh, in momenti diversi. Nel frattempo sta arrivando ovviamente in zona poligono il numero 55, ricordo ancora coppia di soli maschi, però con Alex Rossi. E alle sue spalle sale piuttosto bene con un bel ritmo, devo dire, la numero 44 Anna Giraudo di AOCG. Veramente un bel ritmo dell'atleta cuneese, seguita da vicino però da un'ottima Magali Miraglio Mellano, per cui una coppia mista. Ecco l'Anna Giraudo, classe 2007. Ecco Magali Miraglio Mellano, e poi alle sue spalle vediamo la numero 33 che è Melanie Ranalter. Ora, la cosa che ho pressione è che ovviamente la coppia eh, maschi va in uno, però almeno toglie la pressione a chi è in gara della, della piazzola numero uno. Eccola qui la numero 33, Merani Ranalter. Eccola la numero eh, 47, Sofia Bedolli, seguita da Sara Romanin. E dalla 34, Lara Siorpaes che ha avuto veramente un gran bel giro sugli sci. Brava, Siorpaes. Intanto bene ancora Nagiraudo Giraudo sui primi tre bersagli. Errore sul quarto, probabilmente no. Errore anche il quarto. La sì, adesso sta utilizzando la ricarica per tenere la testa. Ancora, però, non è riuscita a coprirlo. Un'altra ricarica per eh, Giraudo. Vediamo se riesce. A chiuderlo, niente da fare. Deve usare ancora la ricarica. È l'ultimo bersaglio, non ne vuol sapere di chiudersi. Vediamo se riesce con la terza ricarica. Nel frattempo, e va Via riesce proprio con la terza ricarica a salvarsi. Quindi rimane in testa la UC con Anna Giraudo che dà il cambio in testa a Giacomo Barale esce dalla 4 ma credo anche lì si tratta di un maschio quindi non per la gara mista una penalità invece per magari miraglio mellano Intanto Giacomo Barale è partito a tutta non riesco a vedere per il momento ancora bersagli chiusi con lo zero al momento mi sembra, ecco attenzione, dalla 7 mi sembra andar via, mi sembra la, uh, probabilmente, non so se si tratta di Sara Romanin che va via con uh, lo zero, mentre una penalità per, uh, per uh, Bedolli, vedo una buona nella 12 anche molto bene. Intanto eccolo qui, eccola qui con... Uh, Romanin che dà il cambio a Filippo Tac, ora il cambio anche per uh, numero 53, Maddalena Ballan, Mattia Odertoller. E ora ecco 32-47, quindi sono Sofia Bedoli che dà il cambio a Manuel Iorio e Caterina Minali che ha dato il Milani, che ha dato il cambio a Diego Gavetti. Mentre in precedenza, per quanto riguarda il comitato AOC, Anna Giraudo, che in testa ha dato il cambio a Giacomo Barale. In eh, testa, siamo a dieci minuti di gara in questo momento. Ovviamente, la teniamo d'occhio in eh, ottica: ovviamente, in ottica medaglie cerchiamo di tenere in considerazione partito molto veloce devo dire il numero 47 Manuel Iorio Ecco qui si preparano tanto arriva già la seconda serie in piedi ovviamente il numero 55 eh, Alex eh, Rossi, anzi, scusate, in questo non è più Alex Rossi. ha dato il cambio, ovviamente quindi. Numero 55 è Samuel Murer, mentre eccolo qui, il numero 44, è andato veloce sugli scivi. Giacomo Barale perché ha recuperato anche qualcosina alla coppia tutta maschile di testa, ecco Giacomo Barale. Che passa in questo momento davanti a noi ed entra si posizionerà in piazzola 2 buon margine di vantaggio rispetto alle altre coppie in gara ecco Giacomo Barale in, uh, per la serie a terra piazzola 2 mentre stanno arrivando ora al poligono le altre coppie in gara, ecco qui il numero 45 che è Simone Motta che ha fatto una gran bella rimonta e così anche Filippo Tac Che gran rimonta di Simone Motta nel frattempo Barale, aperto da sinistra ha mancato il secondo bersaglio ha coperto poi quello centrale bene sul quarto vediamo l'ultimo eh, probabilmente sta utilizzando le ricariche quindi due ricariche per eh, barale mentre vicino a lui vanno ora motta e tac ancora da coprire le due ricariche per eh, barale bene sulla Secondo bersaglio, vediamo se riuscirà a chiudere l'ultimo e mantenere la testa. Anche prima la sua compagna di squadra ha dovuto utilizzare addirittura tre ricariche per uscire dall'ultima serie, in quel caso, in piedi, adesso sento tanti spari. Non vedo chiudere molti bersagli in questo momento, nessuno riesce ancora a uscire. Buona fra, forse bene, forse tac in quarto. Ancora ricarica che sta infilando Barale. Forse è la terza a questo punto da coprire questo bersaglio. Anche Tac ancora utilizza le ricariche per chiudere l'ultimo giro di, di penalità per Barale. Mentre Bravo Tac che esce, quindi in testa in questo momento c'è la squadra. Friulana numero 45 con... Uh, Fili no scusate, è eh, Simone Motta, vi chiedo scusa, quindi Simone Motta è il primo a uscire. Bello anche il Poligon 7, state secondo in questo momento barale. Ed ecco qui il numero 47 eh, che è Manuele Iorio che ha fatto una bella serie a terra. Manuel Iorio, quindi è risalito di diverse posizioni. Ecco, eh, Under toller che passa ora, passa anche adesso il numero 49 Michel Zanaboni, quindi il numero 32 Diego Gavet, poi il 33 Rafael Santer e quindi questo dopo la serie a terra vediamo il tempo siamo a 14 15 minuti diciamo che il prossimo cambio ci dirà meglio la situazione vedendo il tempo anche se non ho proprio segnato i riferimenti però mi sembra di notare insomma che il podio della gara precedente è abbastanza Certo, però aspettiamo magari la prossima serie per eh, quando saremo precisamente a metà gara. Ricordiamo che poi non sarà precisamente a metà gara perché poi gli uomini nell'ultima frazione hanno un giro in più da fare. La sensazione è che possono cominciare, intanto, a stappare nella Siva per questa vittoria della coppia formata da Nayeli Mariotti Cavagnè. E Manuel Contos, tanto qui diventa sempre più complicato perché <ride> ci sono ovviamente anche i vari doppiaggi. Ricordo che la coppia in testa 55 in realtà è formata da due maschi, quindi non gareggia per la vittoria della single mixed relay, perché non è mixed. E quindi sono Alex Rossi e Samuel Murer. Ai quali, però, giustamente come per Sedric Cristiglio e Thierry Banquen, poi nella gara successiva viene concesso di gareggiare uguale. Anche un po' come allenamento in un format di gara, sempre molto complicato. Nel frattempo, eccolo che sta arrivando il numero 45 Simone Motta. Che questa è una coppia mista mista nel senso che è mista uomo donna ma anche mista come comitati sale molto bene sugli sci giacomo barale che prima ha avuto un giro di penalità ha recuperato la posizione ai danni di manuel iorio friuli venezia giulia eh, c e poi molto bene sugli sci mi, mi piace il numero 51 a eh. mattia betam che sale molto bene qui sugli sci su questo tratto allora andiamo a seguire il poligono di Motta Barale e Iorio in questo momento stiamo andando a vedere un po qui avremo proprio precisamente metà gara che ci renderemo bene conto della situazione nel frattempo un po' in difficoltà Motta ha due ricariche da utilizzare Motta. tanto Barale ha coperto i primi due bersagli poi è in difficoltà su quello centrale ovviamente non possiamo ah, due centrali ha sbagliato quindi due ricariche da utilizzare anche questa volta per Barale poi alle sue spalle c'era Iorio. Nel frattempo Simone Motta esce quindi ha usato bene le ricariche. Motta può dare il cambio a Magali, Miraglio Mellano. Questo vetto siamo proprio a metà gara. Il tempo è di 18 e 15. Però pensate che poi gli uomini devono fare anche un giro in più. Nel frattempo, Barale non riesce a chiudere questa ultima eh, ricarica. Ci riesce ora, eh, non eh, va in penalità, quindi il Piemontese, mentre tanti stanno girando in eh, penalità, quindi Barale va avanti, ora può dare il eh, cambio alla compagna di squadra Anna Giraudo che è stata protagonista prima di un'ottima prima frazione e adesso insomma vediamo tante atlete che hanno ricevuto stanno ricevendo ora il cambio. Sempre una zona cambio molto difficile questa, come vi dicevo, proprio perché si va, in, si va a cambiare praticamente in curva e poi ricordiamo, poi dopo la gara giovani, successivamente. Ecco qui passare sotto di noi la numero 44, seguita poi 53. Quindi vediamo un po'. 31 e 43, quindi Cristel Baraier di Asiva e Rachele De Cas Alpi Centrali. Ripeto, vedendo i tempi, l'impressione è che queste coppie potrebbero chiudere attorno ai 40 minuti, probabilmente. Motivo per cui dicevo che appunto può probabilmente già stappare la coppia Asiva formata da Nayeli Mariotti Cavani e Manuel Contos. Ma possiamo dire anche la coppia, anche probabilmente, che le altre due coppie. Insomma, possono stare abbastanza tranquille con Patrizia Lamarchina e Andreas Braunhofer e Cecilia Tommaso Peano. Eh, scherzavano ovviamente nel gruppo Alpi Occidentali proprio chiamandoli Ipeanos avendo eh, eh, lo stesso cognome, ed eccolo, ecco le prime tre da entrare al poligono. Con eh, attenzione perché Magali Miraglio Mellano, ovviamente, davanti. Seguita da coppie, però in realtà ancora maschili dietro, quindi un bel vantaggio per la coppia mista formata da Magali Miraglio Mellano e Simone Motta. Sta arrivando ora in zona poligono Anna Giraudo che devo dire sugli sci ha veramente un, un buon ritmo, riuscita a recuperare qualcosa. Nel frattempo, Magali Miraglio Mellano, compagna di squadra in realtà eh, di Anna Giraudo, ecco anche la numero eh, 43, Rachele De Cas, eh, seguita dalla numero 53, Maddalena Ballan. Nel frattempo, due errori e quindi due ricariche da utilizzare per Magali Miraglio Mellano intanto prende posizione al suo fianco Giraudo e anche dei cas in questo momento arrivano anche tutte le altre atlete quindi anche abbastanza equilibrata come gara intanto magari miraglio Mellano deve coprire il bersaglio centrale è l'ultimo che le manca con le ricariche si rialza però quindi deve fare giro di penalità Tutte molto vicine le attenzione vedo una bella serie in piazzola 4, è ottima la serie nella piazzola 4 della numero 43 Rachele De Cas, Alpi Centrali, se ne va via, veramente una gran bella serie da parte dell'atleta Lombarda, invece Giraudo in questo momento... ancora le prese con le ricariche G giraudo ne manca manca l'ultima ricarica Intanto qui qualcuno si è perso un bastone nella categoria tra gli uomini ecco che riesce giraudo a chiudere così come è riuscita a chiudere l'ultimo bersaglio anche mi sembra Maddalena Vallante ed eccoli qua, quindi insieme Maddalena Ballan e Giraudo, mentre in testa vi sono dei CAS dei e eh, Magali Miraglio Mellano, che sono riuscite a fare una bella serie. A terra, ovviamente in questa gara. Ci eh, sono anche più differenze, magari tra le migliori coppie in gara e chi è a seguire. Nel frattempo, intanto. Numero 55, ovviamente, loro fanno gara a sé Alex Rossi e Samuel Murer con eh, Alex Rossi che è già l'ultimo poligono della sua gara personale. Ripeto, per loro è praticamente una sorta di allenamento. Non entrare in pista moglie per, sì. per cortesia, intanto arrivata arrivata poi, dobbiamo passare a entrare in zona poligono anche. a Asiva con Arianna Giacomini, ma siamo in attesa di vedere Rachele De Casca. Ha fatto veramente una gran bella serie a terra l'atleta di Alpi Centrali non dimentichiamoci si tratta di una ragazza del 2008 quindi veramente molto molto giovane tanto passano anche altre atlete ed ecco la Rachele Dei Casca sempre quel piccolo margine di vantaggio su Magali Miraglio Mellano Eccola qui, Rachele De Cas, che devo dire è stata protagonista sicuramente della serie migliore di questa seconda gara Aspiranti. Ecco qui, magari, Miraglio Mellano, che ovviamente è sorella di Fabiola Miraglio Mellano, che abbiamo visto e vedremo poi successivamente nella gara Giovani, sia lei che... Carlotta Gautero non hanno fatto la gara aspiranti, ma faranno entrambe la gara giovani. Peraltro, poi ne parleremo. Insomma, gara del cuore per Carlotta Gautero e Paolo Barale, <ride> nella gara. Come. Sì, e allora andiamo a seguire questo poligono. Intanto, Di De Casca aperto da destra, bene sui primi due credo abbia mancato il bersaglio centrale bene Magali Miraglio Mellano ne ha aperto male poi ha mancato ha coperto i successivi tre poi credo abbia mancato l'ultimo anche De Cas però in difficoltà in questo momento è arrivata a giraudo al poligono anche attenzione perché con le ricariche in questo detto De Cas esce Magalì Miraglio Mellano buona serie, brava con le ricariche gestito molto bene il poligono Magali Miraglio Mellano che ora darà il cambio a Simone Motta mentre un giro di penalità per eh, Dei Cas e quindi fanno, vanno avanti da soli praticamente come coppia con eh, Motta. Attenzione, eh, siamo a 27 minuti e 36 per questa coppia mista tre giri da fare tanto gira ora De Casta, il cambio al compagno di squadra Giuseppe Iginio Canclini ecco qua Anna Girauto che è stata molto brava in questa serie è riuscita a recuperare quindi ora tocca a Giacomo Barale brava si è ben comportata questa ragazza nella gara in queste frazioni. Buona prestazione al poligono anche per la numero 53 Maddalena Balan, che ora darà il cambio al compagno di squadra eh, Mattia Ondertoller. e allora andiamo adesso vediamo ovviamente sono tantissime atlete al poligono che stanno sparando nelle serie in piedi ci sono ovviamente sempre tanti giri di penalità attenzione vale sulla piazzola 11 chiusi tutti i bersagli in 11 adesso vedrò che è l'atleta che eviterà il giro di penalità ed è la numero 54 che ha fatto una buon poligono in piedi si tratta ecco ovviamente sono rimasto fregato ovviamente perché era di nuovo una coppia solo uomini quindi era Bruno Lovato che aveva fatto questa bella serie in piedi e intanto vanno al cambio le coppie 33 e 34 Alto Adige con Merani Ranalter che del cambio a Rafael Santer e Veneto C che da Lara Sior Paes il cambio ad Andrea da Corte Vecchino. Nel frattempo è già la sua serie a terra, ovviamente Samuel Murer. però ripeto non fanno classifica ovviamente e siamo a questo momento 30 minuti siamo già sui 30 minuti di gara quindi credo possano stare veramente tranquille le tre coppie che hanno chiuso in testa la gara precedente e quindi iniziata L'ultima frazione tanto al poligono è arrivato con il 45 Simone Motta che si prepara a sparare seguito dal numero 43 Giuseppe Iginio Canclini è andato abbastanza velocemente sugli sci aperto da sinistra Motta che ha coperto velocemente i primi quattro bersagli. Gran bella serie di Motta. Veramente una gran bella serie di Motta, uno zero veloce a terra, bravo. Veramente bravissimo il ragazzo delle Alpi Centrali nella coppia mista. Mista di genere, mista di comitato formata con Magali Miraglio Mellano dell'Alpi Occidentali tre ricariche da utilizzare invece per Canclini mentre ha appena iniziato a sparare Barale che ha aperto da sinistra ha coperto i primi due bersagli Giacomo Barale in coppia con Anna Giraudo mancato il bersaglio centrale Chiude bene l'ultimo, quindi deve andare con... Uh, tanto in penalità, un giro di penalità per Canclini. Nel frattempo, Barale cerca di chiudere il bersaglio centrale con la ricarica, ci riesce. Vediamo, forse si potrebbe trovare proprio con uh, Canclini, i due saranno più o meno insieme. Non proprio riuscito Cancrini a uscire abbastanza velocemente dalla penalità. Ancora siamo alla prima del poligono in piedi per l'ultima serie di gara tanto vediamo arrivare in zona poligono il numero 49 Michel Zamboni vedete anche ci sono anche ancora eh, delle ragazze ancora anche in gara quindi devono ancora dare il cambio a... ai compagni di squadra e Quindi siamo in attesa delle prime coppie per questa ultima serie che poi coprirà, chiuderà questa gara. Eh, aspiranti che ricordiamo, medaglia d'oro a Nayeli Mariotti Cavagnier in coppia con Manuel Contos in medaglia d'argento per la coppia tutta. Uh, la, per la coppia altoatesina formata da Patrizia Lamarchina e Andreas Braunhofer quindi unendo le valli di Anterselve e Ridanna e in terza posizione quelli che abbiamo soprannominato ormai i Peanos cioè Cecilia e Tommaso Peano che si hanno vinto anche a sorpresa possiamo dire eh, perché era alpi occidentali C hanno vinto la medaglia di bronzo nel frattempo sono a chiudere la loro gara Samuel Murer della coppia mista veneto a però composta in questo caso da soli uomini e il numero 45 invece Simone Motta questa è una coppia mista AOC cioè Alpi occidentali Alpi centrali con Magali Miraglio Mellano, bella ancora la serie di Motta, anche altra bella serie anche in piedi di Simone Motta. Bravissimo, gran serie di Simone Motta, veramente una grande prestazione per questa coppia mista Alpi occidentali, Alpi centrali dovrebbe portarsi a casa la vittoria nella batteria molto bravi veramente si sono ben comportati la vado in zona arrivo questa coppia mista formata da Alpi centrali e Alpi occidentali che va a vincere questa seconda gara aspiranti nel frattempo Continuiamo a vedere tanta gente anche oggi presenti anche perché ci sono molti giovani che stanno seguendo le gare dei propri. È stato bravo Giuseppe Gigno Canclini che è riuscito con lo zero a uscire subito dal Poligono. Arrivato ora invece in piazzola 4 Giacomo Barale ne deve coprire ancora tre e nel frattempo vediamo già questo momento quattro siamo 36 e 30 insomma possono già festeggiare le tre prime tre coppie molto bella però la prestazione mi ha veramente bravo al poligono nelle due serie dell'ultima frazione, Simone Motta. Quindi ha fatto tre giri di penalità per Barale. Intanto siamo già arrivati in zona arrivo. E allora andiamo a seguire questo finale di gara praticamente i primi due che taglieranno il traguardo saranno due atleti di Alpi Centrali in poche parole perché la prima coppia sarà una coppia mista e l'altra coppia invece è proprio formata da due atleti di Alpi Centrali e fra poco vediamo l'arrivo e allora andiamo sta salendo verso il traguardo Simone Motta Simone Motta per questa squadra vista ecco gli ultimi metri per la, la squadra che sta conducendo questa seconda attrazione nella categoria degli aspiranti E quindi siamo nella parte conclusiva con Simone Motta. Si avvia verso la vittoria in questa batteria Simone Motta, Simone Motta insieme a Magalì Miraglio Melano. Quindi Simone Motta insieme a Magalì Miraglio Melano ed eccoli qui. Simone Motta che taglia il Traguardo in eh, prima posizione, buona prestazione per loro. 38 e 44. Coppia mista di Alpi Centrali e Alpi Occidentali. Tanto qualche selfie tra le atlete siamo nella parte finale ecco qui l'arrivo intanto anche numero 55 e intanto arriva anche il numero 43 che rischia di cadere in questa zona eh, arrivo lunga stagione io se vogliono poi magari, adesso vado a disturbare anche Magali Miraglio Mellano e poi magari se viene anche il suo compagno di squadra, è stata una coppia mista, Simone Motta e Magali Miraglio Mellano, allora andiamo a seguire intanto... Rachele De Cas e Gino Canclini che hanno tagliato il traguardo insieme e quindi vincitori di questa seconda gara aspiranti eh, ovviamente non bastava per salire sul podio però hanno fatto veramente una bella prestazione vediamo arrivano insieme Beh, è, è particolare no? questa volta come intervista perché praticamente abbiamo due atleti di due comitati diversi hanno bello spazio per fermarsi speriamo tutti si fermino prima perché abbiamo rischiato allora eccoci qui gol magari Milano e Simone Motta la... Tanto particolare, coppia mista, Alpi Centrali Alpi Occidentali, vi siete comportati molto bene, sei contenta? Sì, sì, sono contenta e poi comunque gareggiare anche con un compagno diverso che comunque non vedo sempre ad allenamento fa piacere perché comunque è un confronto con gli altri. Eh sì, e comunque c'è tanto simbolo, no? cercare comunque di vincere la gara. Sì, sì, sicuro, di coppia è sempre bello. Si riesce a creare squadra anche quando praticamente non ci si allena insieme tutta la settimana, ci si vede raramente. Sì dai è stato bello avere un compagno diverso dal solito e poi è stata bravissima a facilitarmi diciamo la vittoria. Avete fatto troppo una bella prestazione, Simone a me hai colpito nelle due serie dell'ultima frazione, sei stato bravissimo. Eh sì ho avuto anche un po' di fortuna se si può dire perché ho voluto rischiare e mi è andata bene. Che dici fortuna e non altra parola puoi dirlo, tranquillo. <ride> e Magari anche tu veramente una bella prestazione. Sì dai sono contenta, al tiro poteva andare meglio e a terra ho fatto un po' di fatica con le ricariche però poi alla fine ho cercato di recuperare sci, quindi sì sono contenta e ringrazio anche il mio compagno per aver fatto una bella gara. Allora, chiede entrambi, come ho fatto a tutti gli aspiranti, chi è l'atleta preferito o preferita nel biathlon. Lei ci sta pensando, quindi comincio da te. Vabbè, ma penso sia abbastanza scontato che sia Johannes Bo, però sì, è lui, per la, per la facilità che ci mette nelle cose che fa. Invece tu, Magali? Eh, Anch'io, Johannes Bo, però essendo di parte, dico Tiri le perché essendo cioè, una femmina mi rivedo di più in lei. Eh, purtroppo ha, ha lasciato il via eh, Trotil sì. ci, ci mancherà eh? sì però c'è ancora d'oro quindi <ride> va bene Ecco, ha eh, detto bene brava grazie mille complimenti per la vostra eh, vittoria Andrei anche da dai due dalla coppia dei cascacrini se vogliono venire così conosciamo anche loro Alpi centrali A raccontarci un po' loro proprio coppia Tutta Lombarda, lui, lui si sta, Giuseppe si stanno un po' riprendendo dopo, dopo, dopo la gara eh, eh, Venite più vicino, ok allora. Ragazzi intanto devo fare complimenti complimenti che è una serie a terra che mi era piaciuta tantissimo ah, Sì è stato anche il primo zero che ho fatto a fare Biatron quindi è stato, cioè, è stato bello anche perché ero in staffetta è con il mio compagno il primo? il primo zero che ho fatto. Ah, il primo zero? Eh? Quindi l'avevo proprio sottolineato. Beh è stata molto un, una bella serie. Allora, contenta per la vostra contenti per la vostra prestazione? Ma assolutamente sì direi. Un po' male al poligono ma normale, però va bene così dai. Visto, per esempio è molto competitivo sugli sci? Sì, sì, sugli sci oggi ne avevo, era la mia giornata, mi dovevo riprendere da ieri. che non ci sono state grandi prestazioni, mi dovevo far perdonare. E per quanto riguarda te, invece, contenta in generale della tua prova? Sì, sì, a parte un po' all'inizio, che i primi due poligoni non sono andati molto bene, però siamo sempre andati in rimonta, quindi siamo, sono soddisfatta. Adesso ti toccherà offrire da bere a tutta la squadra per il primo zero. Eh, eh direi di sì, <ride> direi di sì. Mi sembra più che lecito. <ride> Sentite, allora, tutte e due, come ho chiesto a tutti gli altri, eh, qual è l'atleta la, preferito o l'atleta preferita nel Bietro intanto ci stanno dicendo che alle 11 inizierà quindi anticipata anche la gara giovane, ci stanno anticipando tutto il programma in corso praticamente ecco chi è l'atleta preferito o preferita? Uh, per me Elisa Vittozzi perché comunque dopo un periodo che diciamo difficoltà al poligono è tornata e è sempre più forte e si vede adesso quanto vale sei già la seconda, mi dice Elisa, per lo stesso motivo. Allora, per, non, per evitare di copiare la mia compagna, io ti dico la nostra Dorothea Wider, perché comunque ha avuto una grande carriera, anche molto simpatica, ne? una persona molto umana anche fuori da, dalle competizioni. Infatti, siamo andati a fare una corsetta amichevoli con il nostro comitato quando eravamo qua quest'estate in raduno. E... Mi ha ispirato, diciamo. Ah, era con voi? Si era venuto a correre con voi. Sì, sì, ci siamo incontrati qua in Val Martello. E siamo andati a fare una cozzetta. Ah, vedi, è una bella cosa. Grazie per avercelo detto. E comunque fa piacere anche scoprire che questo aspetto. Immagino per voi vedere da vicino un atleta del genere sia un foot-tech appunto di ispirazione ed è importante. Grazie mille, confetti, per la vostra gara. A, voi. a presto. E allora, avete sentito? Beh, finalmente non ci hanno detto sempre solo Johannes Boo, perché ovviamente. Eh, veramente amatissimo anche in eh, Italia allora ci stanno dicendo appunto che la gara giovani verrà anticipata quindi inizierà alle ore 11 quindi in questo momento eh, sono le 10.46 quindi tra 14 minuti già inizierà eh, la competizione, competizione giovani allora io direi che intanto noi possiamo anche continuare a far vedere gli arrivi delle coppie che stanno tagliando ora il traguardo nel frattempo magari eh, noi ci andiamo a preparare per, eh, per seguire invece la gara giovani, eh, insomma, io, io personalmente riprenderò a parlare circa 5 minuti prima della partenza, quindi tra una decina di minuti, però ecco magari continuiamo a mostrare eh, gli arrivi delle coppie che stanno chiudendo la gara.

Benissimo, allora sono pronte, vediamo tutti pronti le coppie in gara, sono 25 le squadre, anzi 24 perché Davide Neghini e Davide Cola fanno una mista così per divertirsi un po'. Eh? Davide Davide, cioè praticamente due volte Davide, cosa dà? Davide volte due, dà... Comunque bocca al lupo anche ai due ragazzi degli Alpi Centrali. Mentre si preparano alla partenza le signore, le ragazze, ovvero loro no boys per l'Alto Adige. pronte abbiamo quindi anticipato la partenza mentre ricordo la, la seconda partenza avverrà ora Ultima marco mi partenza, un come previsto alle ore 13 Fi Volsgruber e Lucas Schwienbacher Germania D con uh, Hermine Kimse e Luke Richter, Germania B con Venke Einmann e Jan Ekder, G Fiamme Gialle quindi c'è anche gara delle squadre Fiamme Gialle con Serena del Fabro e Davide Compagnoni, AOCC con Carlotta Cotere e Paolo Barale, questa coppia in gara è anche è fuori dalla gara perché anche sentimentale poi alpi centrali mista con Davide Negrini e Davide Cola che quindi non gareggeranno ovviamente per vincere la, la, la competizione essendo due maschi che faranno quindi questa gara sarà l'ultimo il vero ultimo giro per eh, Davide Negrini insomma della S Dance visto che ha annunciato già ieri eh, l'addio la e allora andiamo a seguire questa gara sta per iniziare. È anche difficile trovare, cioè, ci sono ovviamente delle coppie favorite. Perché eh, ovviamente la scelta Friuli-Venezia-Giulia, dove c'è anche di Blush, quindi in coppia con Perissutti, sembra essere una delle coppie favorite. Ma attenzione ovviamente a Noro e Adam Ferdic. Francesca Brocchiero, Michele Carolo, anche la coppia Saracco-Cecchillero, una coppia che può sicuramente eh, dire la, la sua, come Okentaller-Laner, Gontel-Betampa, anche una bella coppia, insomma cioè, ci sono mh, diverse coppie, anche Sofia Azzardini, Maximilian Forlin Forlimbettega, ovviamente Miraglio Mellano-Giordano, le due coppie An e anche l'altra coppia formata... Da Gautero e Barale, insomma, o oh, se anche del Fabro Compagnoni, veramente sarà una gara apertissima come sempre. In un format eh, qualcuno critica a volte la single Misery Race, secondo me, invece è un format molto divertente da, eh, da seguire. Ovviamente, in un mondiale si può creare con una coppia per nazione. Eh, Vedi fuori tante possibili coppie che possa vincere medaglie. ma poi vai a finire che ora ormai con i tiri di Ekov e Roseland magari la situazione al femminile per la Norvegia è cambiata, però ti potresti trovare pure un oro, argente e bronzo tutto norvegese in... ti potevi ritrovare, quindi ci sta, insomma, come scelte Ripeto, ci sono anche delle 2006 al via di questa gara. Eh, insomma, si è valutato a volte di mettere nella categoria giovani eh, magari delle si è fatto la scelta di mettere delle aspiranti forti in questa gara per cercare magari di poter lottare per la medaglia anche qui. Intanto mi prendo nuovamente mio angolo nel uh, ponticello qui a ah, Val Martello. Giornata di sole oggi, o meglio, per ora ancora il sole non è sulla pista, però il cielo è sereno. Anche se qualche nuvolone all'orizzonte si vede, eh. Vi ricordo in questo caso la lunghezza è al di un chilometro e mezzo, gara che doveva partire inizialmente alle 11.30, si è deciso di anticiparla alle 11.00. Si sta praticamente anticipando un po' tutto il programma odierno. Vi ricordo poi che dalle 13 adesso vedremo poi se verrà anticipata se cambierà l'orario anche della gara senior e juniores andiamo un po' poi a... ci sarà poi la gara senior e juniores insieme anche in, in quel caso le due categorie vedo una tuta Siva in testa alla... al gruppone quindi un atleta della Siva che sta cercando di prendere un buon vantaggio anche perché magari prendersi un attimo di attesa in più al poligono si tratta di Giorgia eh, Saracco quindi in prima posizione peraltro il papà Stefano Saracco adesso allena eh, proprio la squadra asiva ricorderete tutti insomma è inutile anche ripeto ero per anni allenatore di Chicco Pellegrino e di Anna Maria Lampic ed è praticamente ripartito dal comitato asilo, quindi si ritrovano veramente un allenatore di assoluto livello. E allora andiamo a seguire questo poligono, vediamo quali sono le atlete che escono per eh, prime. C'è anche chi si mette sul tetto a seguire questa serie eh, di tiro. E vediamo un po' quali sono le coppie che lasceranno il poligono per eh, Prime, con eh... attenzione. Vede una buona serie nella piazzola 5. Già, uscita, ma anche nella 25. Però piazzola 5 13. Anche con lo 0, anche nella 1. Quindi oh Boyes Vedo Boies, vedo bene Saracco, vedo bene anche sul 5 Lenia Aukenthaler, buona nella 6 Anka Strid Plosh, nella 9 Alessia Forlin, nella 13 anche eh, Vedo Miraglio Mellano, bene anche sulla 17, in difficoltà un po' Carlotta Cautero in questo momento con le ricariche, uscita bene Pivitori, gira Carlotta Cautero, inizia con. Eh, Giro di penalità quindi per lei. Abbiamo quindi grande equilibrio dopo questa prima frazione. Ci sono in questo inizio di prima frazione. Ci sono in questo setto sei coppie, anzi, sono vedo sette atlete che se ne sono andate in questo inizio. E allora. Curioso quando è questa gara perché troviamo sempre delle atlete, cioè coppie che magari hanno anche tute diverse, perché mettono le tute anche del proprio sci club, non hanno tutte sempre le tute del comitato, soprattutto quando sono in queste occasioni. Ed ecco qui: sono quattro che sono riuscite nel tratto di salita ad andarsene, quindi abbiamo un quartetto in testa. Ma mai avete un degli sci velocissimi, peraltro? E allora, è sempre Okenthaler, poi 13-3-25. Quindi c'è Saracco, Okenthaler, Saranco e Miraglio Mellano per la gara femminile. Perché poi 25 la coppia mista, ma due uomini. Quindi ovviamente non vale per la medaglia quindi abbiamo tre squadre diciamo che hanno preso in questo momento un uh, leggero margine di vantaggio ma la gara ovviamente è lunghissima sono ben otto i poligoni in questa competizione quindi ci sarà tanto ancora da seguire questo momento questo momento siamo non, rispetto a ieri sicuramente le condizioni al poligono sono nettamente migliori vedete le bandierine praticamente non si muovono allora dopo questa serie ovviamente ci sarà subito il cambio che avverrà come vedete che avete visto in precedenza in curva quindi sempre abbastanza rischioso per le coppie in gara. Quindi bisognerà fare molta attenzione a non far danni in occasione del cambio. Perché, anche la rottura di un bastone può far perdere anche tempo. Allora, vedo che si è un po' scremato vedete, il gruppo di testa, non mi sembra più ci siano, siano tutte insieme eh, le atlete. Ovviamente, noto una. Eh sì, adesso il gruppo è molto allungato. Allora, andiamo a seguire un po' nell'ingresso al. Poligono ovviamente Negrini è davanti, eh, ha fatto però ecco proprio l'azione proprio di, di, di Negrini: ha fatto un po' da lepre. E quindi a seguirlo c'è Saracco che arriva eh, al poligono davanti a Miraglio Mellano. Che non dimentichiamo, è del 2006. Lei sarebbe categoria aspirante Alle sue spalle Lenio Kentaller. Poi Noro Boyes, quindi la numero due, Francesca Brocchiero. Poi abbiamo la 10, no scusatemi, no, la numero 18. Si tratta di Johanna Lenung, quindi Astrid Plosh, e la numero 9, Alessia Forlin. E andiamo a seguire quindi questa seconda serie, quindi in piazzola 2. Da seguire, ovviamente eh, abbiamo Giorgia Saracco perché sarebbe lei in testa alla gara. Ricordiamo che Piazzola 1. Insomma, coppia formata da due uomini. Quindi andiamo in vedo bene. Una buona prestazione nella Piazzola 3 che ha coperto velocemente i primi quattro. Poi difficoltà sull'ultimo. Bene anche nella 5: tanto va via proprio dalla Piazzola 3. Ed è Fabiola Miraglio-Mellano, se non ho visto male, la prima ad uscire dal poligono, seguita da vicino anche Plosch, già uscita dal poligono. Quindi bella serie, visto che arrivava anche con un piccolo ritardo. Quindi attenzione, Fabiola Miraglio-Mellano cambia al primo posto per AOC. Poi Lenio Okentaller che sta disputando anche oggi una bella gara. Poi Astrid Plosch in terza posizione che del cambia ad Alex Perissutti. E poi la numero 2, eh, Francesca Brocchiero dal cambio a Michele Carollo. E quindi anche il 9, Alessia Forlina, Samuele Bette, che ha già grande protagonista nella giornata di ieri. qui ogni tanto qualcuno eh, si trova anche a rischiare. È cambiato ora Saracco con Cecchellero. Ha trovato un poligono abbastanza complicato, Saracco. E quindi andiamo a vedere quando passeranno poi, qui sotto, dove vedo appunto in. Prima posizione il numero 13 di Nicola Giordano. Tutta fiamme gialle. Poi Alex Perissutti, poi ci sono Laner Carollo, poi appunto coppia del Trentino, la cosa che rende complicata a volte compli proprio anche commentare questa gara è che ci sono atleti con tutte diverse cioè nella stessa squadra tre di tutte diverse quindi vai in difficoltà perché improvvisamente vedi magari eh, appunto per esempio la coppia con Astri Procia, tuta dell'esercito il compagno quindi tutta azzurra compagno invece alla tuta giallo nera eh, nelle... al contrario accade invece con il gruppo di Alpi occidentali dove c'era Fabiola Miraglio Mellano con la tuta blu scura e il compagno di squadra con la tuta giallo nera delle, nera delle fiamme gialle cioè quindi è un po' Difficile da seguire anche da questo punto di vista, la gara tanto con l'otto dei carabinieri Maximilian eh, eh, Light. Up, ecco passare ora il numero 24 eh, che è Paolo Barale. E quindi adesso aspettiamo l'arrivo dei primi maschi in zona eh, poligono. No, li dicevo appunto abbastanza complicato proprio perché ci sono spesso tutte diverse per fortuna questa cosa eh, verrà meno poi nella gara senior eh, successivamente o almeno nella maggior parte delle coppie nella gara senior e eh, junior Intanto, anche oggi sento il nostro amico Luis annunciare oggetti smarriti nel, sul percorso durante la gara. Andiamo, però, perché si sta arrivando già al poligono con Alex Perissutti, che arriva insieme al numero. 13 Nicola Giordano, quindi Alex Perissuti ha fatto un signor giro in questa frazione e poi arriva anche il numero 2 Michele Carollo insieme al 5 Rafael Laner e poi vediamo anche il 9 di Samuele Bettega. Quindi gara ancora seconda. Serie, ecco il numero 18 che arriva ora, che è il tedesco Clemens Beme. Intanto coprono i primi due, sia Giordano che Perissuti, forse un problema per Perissuti sul centrale. Grande serie ancora di Giordano, ragazzi, anche da ieri che sta sparando veramente benissimo. Che serie di Giordano? Che veramente va via con un'eternità di vantaggio. Perché è un po' in difficoltà per i sutti in questa serie a terra. Sta usando le ricariche. Vedo bene anche, bella anche la, in quattro e anche in tre. Quindi se ne vanno via sia credo sia Carollo che Laner. Credo se non sbaglio, dovrebbe essere Laner e Carollo. Quindi Alto Adige, intanto per i sutti si salva con le ricariche ed esce, quindi molto bene perché, per lui perché comunque un atleta molto veloce sugli sci. Quindi sono delle coppie che, che hanno preso un buon uh, margine di vantaggio, ecco anche Bettega che esce ora dal suo dalla sua serie di, di tiro. Seguito mi sembra da vicino, credo forse da Adam Ferdic, pettorale numero uno, sì, bene Adam Ferdic. Poi, ovviamente, c'è Cola, e quindi a seguire il numero 18, Beme, l'atleta tedesco. Diciamo che bel vantaggio questa serie per Nicola Giordano, ma attenzione perché alle sue spalle, secondo me, eccolo qui Nicola Giordano, ha fatto, devo dire, da ieri delle bellissime serie, fin qui ieri l'ha praticamente vinta al poligono. Seconda posizione, tutta velocità, scende Carollo. Terza piazza in questo momento per l'Aner, ma per i è già andata a caccia. Secondo me arriverà al poligono sicuro terzo, ma sarà anche abbastanza vicino forse a Carollo, che comunque è atleta molto veloce. Non dimentichiamoci che infatti andrà anche la prossima eh, settimana ai campionati italiani di Dobbiaco. Chissà se anche per i prenderà parte agli italiani di Dobbiaco di sci di fondo la prossima settimana. <sussurra> Non so se nella sprint a skating o oh, la 50 magari se la vorrà evitare. Anche se credo che per la sua categoria dovrebbero essere 30 km. Però, anche se dovesse chiederglielo Enrico Tac, abbastanza convincente, eh, quindi... ieri molto orgogliosi ovviamente delle prestazioni della loro squadra. Giu... Giuseppe Pillercot, Federico Enrico Tac, si è parlato poi anche tanto ovviamente di Lisa Vittozzi e del suo grande ritorno ad altissimo livello. È stato bello prima nelle interviste che abbiamo fatto, per esempio nella coppia formata da Rachele De Casa e Ginio Canclini che entrambi hanno detto atleta preferita oh, Lisa Vittozzi l'altro Dorotea Virale ci ha fatto molto piacere trattati io a Nesbo che stiamo raccogliendo in uh, questi giorni e intanto credo che a breve arriveranno anche i primi in zona poligono e credo sia proprio ecco qui Nicola Giordano che si sta preparando per la sua serie in piedi arriva molto veloce poi quando arriva in zona poligono rallenta un attimo e alle sue spalle beh, ci avevo preso perché Perissutti è secondo ha fatto veramente un giro a tutta Perissutti è andato veramente a caccia gran giro del Friulano a tutta velocità rientra al poligono in seconda posizione ma non avevamo detto che poteva addirittura arrivare in seconda posizione al poligono ha proprio un passo sugli sci diverso dagli altri. Gran fisico questo ragazzo. Tanto, Nicola Giordano che ha aperto da destra, coprendo i primi due bersagli. Poi, credo abbia mancato il terzo. Un po' in difficoltà Giordano in questa serie in piedi, dopo averci regalato tante belle serie in questi giorni va sul quarto bersaglio copre l'ultimo quindi una ricarica da utilizzare apre per i suti bene da destra subito sul primo aperto anche Carollo bene manca il secondo bersaglio per i suti tanto va via Nicola Giordano quindi va già a dare il cambio a Fabiola Miraglio Mellano un errore anche per Carollo serie molto veloci sia per i suti che Carollo attenzione in quanto a laner che ha chiuso i primi quattro avversari. Vanno via intanto sia Perissuti che Carollo. Bella questa sfida per la seconda piazza. Laner, che invece la partito benissimo, ancora deve usare le ricariche per chiudere l'ultimo. Bella, uh, Mamma mia, hanno rischiato quasi di non toccarsi i due di Alpi Occidentali, veramente di un soffio. E quindi in questo momento Fabiola Miraglio-Mellano ha preso il cambio in prima Posizione. Poi ci sono Francesca Brocchiero. E ovviamente Astrid Plus in questo momento, Lenia Ochentaller riceve il cambio, dal compagno cioè beh, del compagno di squadra. Laner, vedo uscire anche l'atleta in questo momento in piazzola 7 che però non è in gioco per. Il titolo italiano perché dovrebbe essere sì, la coppia tedesca. Eh, tanti che fanno in penalità. Eh, in eh, questo momento, eh, sinceramente, non c'è un vento che un pochino si è alzato, ma sembra un vento gestibile in questa fase di gara. E insomma, adesso vediamo, con. Eh, le donne, io quando vedo capita di vedere in pista uomini e donne insieme, allora tu dici, ma caspita che sci quanto va bene che va al doppio della velocità in discesa invece magari è un uomo che va uh, pesando anche di più ma a maggior velocità in, uh, in discesa <ride> comunque mi sembra di aver visto che Astrid Plush ha già staccato Brocchiero quindi nel tratto di salita quindi se ne sono andate Alpi occidentali con Fabiola Miraglia Mer Mellano, poi Astrid Plosh per il Friuli Venezia Giulia. Quindi Francesca Brocchiero ancora per le Alpi occidentali, e quarta posizione c'è Leni in uh, questo momento. Intanto, è arrivato proprio il sole a illuminare la pista che può essere una bella notizia per noi, ma per la gara senior potrebbe essere un problema successivamente. Come condizioni della neve, che fin qui, che fin qui era, sembravano migliori rispetto a ieri. Nel frattempo. Siamo in attesa di vedere le prime donne arrivare in uh, zona poligono. Vediamo se Ploscia è andata già a caccia anche di Miraglio Mellano. Miraglio Mellano che uh, in coppia con Nicola Giordano, diciamo i due, facevano parte del quartetto uh, che ha vinto la medaglia di bronzo agli EIOF nella staffetta mista tanto continuano ad alternarsi ed eccola qui Fabiola Miraglio Mellano vedo l'allenatore Amos Pepino a incoraggiarla prima di questa serie a terra quindi Fabiola Miraglio Mellano in questo momento con Alpi Occidentali in testa seguita da no stanno rimaste insieme invece alla fine brocchiero e Astrid street che stanno arrivando ora al poligono eccole qui c'è Brocchiero che era andata a medaglia quest'estate nei campionati italiani di schirol e poi sta arrivando anche leni hauchentaller al poligono. Allora, Fabiola Miraglio Mellano si prende i suoi tempi per iniziare a sparare, apre da destra, coprendo bene il primo bersaglio, Mentre in piazzola 2 c'è cioè Francesca Brocchiero in 3. Troviamo Ah eh, sì, che serie di Fabiola Miraglio Mellano, velocissima. Bellissima serie di Fabiola Miraglio Mellano, ripeto classe 2006 aspiranti come categoria, bella serie. Apre da sinistra Francesca Brocchiero. Copre anche il secondo, non so se invece ha aperto male. Forse a Streetplosh in questo momento. Sì, infatti ha coperto il secondo. A Streetplosh un errore anche per Brocchiero nel bersaglio centrale. Forse due per Brocchiero che quindi deve utilizzare le ricariche. Due anche per Plosh che deve utilizzare le ricariche. Lenio Gentaller non so se ha iniziato a sparare o se ha sbagliato. No, ecco, ha iniziato ora, prendo da sinistra, coprendo i primi due. Una ricarica coperta da Astrid Plus che va via in seconda posizione bene con le due ricariche: l'atleta di Tarvisio, e poi bene anche Brocchiero. Che chiude. Quindi Astrid Plus si prende in questo setto la seconda posizione da sola si risistema. E poi. Poi in estate cercheremo piano, piano piano anche le prossime settimane anche di conoscere meglio alcuni protagonisti giovani. Sono curioso di sapere anche quante ore ogni giorno per andare a allenarsi una street proach da Tarvisio al primo poligono vicino casa. Che non so se sia Forniavoltri o Pocliu a quel punto. Che da Tarvisio forse è quasi più vicina a Pocluca per andare a sparare. Eccola Fabiola Miraglio Mellano, che bella serie veramente ha fatto a terra, sarà contento l'allenatore Alpi Occidentali Alessandro Fiandino che peraltro è distaccato del centro sportivo esercito, quel centro sportivo esercito qui fa parte da questo inverno anche a Steve Vediamo, buon margine di vantaggio, veramente gran bella serie. Sono state brave però anche a Steve Plosch e Francesca Brocchiero perché con le ricariche sono state veloci, sono riuscite a uscirne bene. Eccola qui Astrid Plosch che poi dopo lascerà ad Alex Perissutti seguita da Francesca Brocchiero che darà il cambio a Michele Carollo. Queste tre coppie hanno preso un discreto margine di vantaggio. Vediamo adesso scendere dalla discesa Leni Hauchenthaler che poi darà il cambio all'Aner. Eccola qui, Hauchenthaler. Questi giorni abbiamo visto qui anche, cioè qui anche il papà Armin Hauchenthaler, allenatore della squadra eh, statunitense stato bello vederlo in occasione della vittoria dell'Italia della medaglia d'oro in staffetta quando i tecnici, quando erano andati, si era, era commosso per la vittoria dell'Italia, pure se lui era gli al Poligono ovviamente a seguire la squadra statunitense e gli allenatori Fabio Cianciana e Caconen sono andati ad a. Ad abbracciarlo, io ho la frase di Fabio è una figlia campionessa del mondo, è lui che piaceva Armin. per poi eh, risistemarsi, andare al poligono, seguire l'ultima statunitense in gara e poi lavorare lì per poi andare a abbracciare la figlia. Questa è una scena che è stata veramente emozionante da, da vedere. La gioia veramente del papà che assiste al, a un momento sempre sognato ovviamente per, per ogni atleta e intanto aspettiamo proprio l'arrivo al poligono di Fabiola Miraglio Mellano eccola qui con eh, Amos eh, Pepino che le va a dare gli ultimi consigli eh, andrà in eh, piazzola 1 per chiudere la sua gara per poi dare il cambio a Giordano ha un buon uh, margine di vantaggio in questo momento sta salendo ora. Sta per affrontare ora la salita Astrid uh, Plosh davanti a Francesca Brocchiero che si sta comunque comportando piuttosto bene. Ed ecco Fabio Lamiraglio Mellano che inizia la sua. Uh, apre male Miraglio Mellano poi riva sul primo bersaglio per coprirlo veloce sul secondo ha trovato ritmo bene anche sul terzo quindi anche il quarto e ora deve mettere la ricarica per coprire l'ultimo quindi è ritornata sull'errore cioè ha aperto male ma poi è tornata sul bersaglio di apertura va ora con la ricarica nel frattempo Asilplos è arrivata al suo fianco per mettergli un po' di pressione in più e infatti sbaglia ancora è in difficoltà in questo momento Miraglio Mellano su quest'ultimo bersaglio, sta perdendo tanto tempo apre bene da sinistra intanto Astrid Plosch che c'è, gira! Miraglio Mellano, incredibile quindi difficoltà ora manca intanto il secondo Plosch, bene sul terzo ancora deve aprire Brocchiero che apre ora da sinistra bene Condizioni che forse sono un po' peggiorate perché anche le altre stanno sbagliando, quindi Astrid, quindi Cottina, Miraglio Mellano esce ora dalla penalità, quindi dai comunque il cambio in testa a Nicola Giordano, deve ancora coprire un bersaglio Ploscia, anche Brocchiero che va via in seconda posizione e anche Ploscia escono insieme ancora una volta con le ricariche, quindi resta con un discreto vantaggio la squadra OC con Miraglio Mellano e... Ora Nicola Giordano. Ecco il cambio per Michele Carollo da Brocchiero. E ora il cambio con Plosch e Perissutti. Queste tre coppie hanno un buon margine di vantaggio per il podio, inizia l'ultima frazione maschile. Attenzione, perché guarda Perissutti com'è partito a tutta nella salita. Che passo che ha! Guardate, veramente impressionante. Nella prima salita dopo il poligono è partito praticamente a tutta per i sutti nel frattempo vedo Lenio Kentaller che sta dando il cambio all'Aner quindi quarta posizione l'Alto Adige però ripeto c'è un bel margine eh, per le prime tre coppie se non accade qualcosa di clamoroso tanto cambia anche la coppia Valdostana credo sia Saracco Cecchellero e quindi sono in quinta posizione. Le prime tre coppie in buon vantaggio. Vediamo adesso Carollo che si è messo sulle code di Perissuti in discesa. Devo dire grandi sci, Carollo, eh? veramente dei grandi sci aveva eh, Carollo in questo tratto di discesa. Eh, sarà una bellissima ultima frazione nella gara, nella single mixed. Nel frattempo, con si eh, sono intatta a poligono ancora Nadesh Gontel e Carlotta Gautero. Con Gontel che deve utilizzare una ricarica per, ricariche per coprire il bersaglio. Gautero che ha mancato invece i primi due, ha coperto quello centrale, poi bene sul quarto, forse, e bene anche sull'ultimo. Quindi due ricariche da utilizzare per Gautero ancora in ricariche da utilizzare per Gontel e va via Gontel, riesce a coprire i bersagli senza andare in uh, penalità. E tanto ancora uno da chiudere per uh, Gautero. Ci sono ovviamente ancora tanti cambi, vediamo un po' se riesce a chiudere quest'ultimo bersaglio Gautero e che ce la fa. E va via, quindi si salva con le ricariche. Intanto, vedo con il numero 17 una maglia pividori in maniche corte soffrire quindi molto il caldo. Arriva ora anche Valentina Nuden al poligono. Ma a breve, credo che. Vedremo già Nicola Giordano. Ovviamente, ricordiamoci da seguire. In uh, piazzola 1 quando arriverà, eccolo già nel tratto di salita. Nicola Giordano riceve qualche consiglio, ovviamente. Ma mamma mia, che giro alle sue spalle! Per i Sutti, incredibile quanto ha recuperato il friulano! Ha fatto un giro pauroso per i Sutti. A tutta poi vedremo quanto ne avrà fino alla fine. Ma ha fatto un giro veramente di altissimo livello. Arriva ora Carollo. Ah, che per i Suti è stato impressionante, quindi piazzola 1 per Giordano, piazzola 2 per, uh, per i Suti Per questa prima serie a terra in tre, sta per arrivare Carollo. Questi sono i primi tre. Ci si sta giocando le medaglie in questo momento. C'è stato già un errore in apertura, credo di Giordano, che infatti copre, chiude il secondo. Sono un po' in difficoltà tutti in questa serie. Ripeto, il vento in questo momento è assente, eh, però stanno tutti soffrendo molto. Attenzione, Giordano ha fatto più di un errore. Anche per i sutti. lo stesso Carollo non vede ancora... Ci sono già due errori di Perissuti, ma Giordano è in gran difficoltà. Eh, attenzione, Perissuti due errori, ma Giordano sicuro girerà. Adesso attenzione a Carollo, che sta invece facendo una gran serie. Carollo va via per primo bravissimo Carollo va via per primo e quindi se ne va Carollo ma Perissutti deve uscire una ricarica intanto si alza Giordano con due giri di penalità Perissutti che cerca di chiudere l'ultimo in difficoltà attenzione gira anche Perissutti un giro di penalità per Perissutti quindi va tutto a vantaggio di Carollo che è l'unico che non ha praticamente girato sono insieme nel giro di penalità quasi a superarsi i due attenzione perché c'è uno zero in quattro ma credo e c'è uno zero in cinque e attenzione andiamo a seguire bene perché sono usciti dalla penalità sia Giordano che Perissuti è tedesco io credo sia la tedesco sì in eh, quello della 4. e in cinque la coppia solo uomini quindi nessuna delle due coppie interessa il in quesetto per le medaglie Forse Laner che è in 6 E credo sia Laner che la coppia con Leni Okenthal a uscire ora bene dal poligono. Buono anche una bella serie video anche in 8. Quindi attenzione, perché comunque qualcosina l'Alto Adi già recuperato. Se davanti dovessero concedere molto, ecco qui l'aner che passa, e poi anche il numero 1. Adam Ferdic. Eccolo Carollo che passa in questo momento. Buon margine di vantaggio, ma non dimentichiamoci che per i sutti sugli sci ha un ritmo nettamente superiore e soprattutto eh, la gara non si chiuderà col poligono, cioè ci sarà poi un altro giro da fare. Certo è che il vantaggio comincia a diventare eh, alto, quindi vuol dire che chi insegue deve essere però preciso al poligono. Ovviamente sì, 29, secondi. 29 secondi di vantaggio in discesa si perde sempre qualcosa per i sutti nel tratto di discesa, per poi, però, guadagnare tantissimo nel resto del percorso. Quindi gara molto molto aperta in questo finale che ci aspetta con questo ultimo poligono che potrebbe decidere questa competizione con eh, AOCA coppia formata da Francesca Brocchiere e Michele Carollo che è in testa seguita da vicino da Friuli Venezia Giulia a Astrid Plosce ed Alex Perissutti e da AOCB Fabio Lamiraglio Mellano e Nicola Giordano che erano lanciatissimi poi questa serie a terra di Nicola Giordano è un po' penalizzato la coppia comunque hanno un buon margine di vantaggio tutte e tre queste coppie sugli inseguitori che sono entrambe al coppia altatesine con noroboy e adam Ferdick e lenio hentaller e rafael laner adesso aspettiamo l'arrivo ovviamente in eh, zona poligono delle prime Coppie in gara, credo stia proprio per salire sulla salita che porta al poligono Carollo. Eccolo qui, Carollo, incoraggiato ovviamente come sempre dall'allenatore Amos Pepino poi ci sono, stanno guadagnando Perissutti e Giordano che si è attaccato sulle code di Perissutti e non le molla per nulla al mondo praticamente e hanno guadagnato tanto insieme quindi sei secondi guadagnati molto bravo Giordano a reggere il ritmo di Perissutti e allora questa serie in piedi sarà veramente decisiva per uh, la vittoria finale di questa gara e anche per le medaglie, vedete, rallenta un po' Giordano prima di sparare, cosa che fa sempre, deve un po' recuperare il fiato, evidentemente. Carollo ancora deve aprire, apre bene ora da destra, copre anche il secondo bersaglio, si chiude anche il terzo, bene sul quarto. Ah, manca l'ultimo però. E adesso deve iniziare con le ricariche sono arrivati anche gli altri due in seconda e chiude intanto Carollo se ne va allora vediamo Perissutti e Giordano apre Giordano veloce sui primi due Giordano benissimo anche sul terzo poi qua sul quarto Giordano manca però l'ultimo e Perissutti copre tre va anche sul quarto ultimo bersaglio per Perissutti e anche lui va in ricarica chiude Giordano Perissutti deve chiudere, tutti che hanno dovuto chiudere quest'ultimo bersaglio, veramente eh, vediamo un po' qui di quest'ultimo giro, buon margine di vantaggio per Carollo attenzione a Perissutti che deve può, ah, nelle gambe se dovesse chiuderlo la rimonta e chiude ora e allora attenzione a quest'ultimo giro, vediamo perché ci aspetta un ultimo giro a tutta velocità Diciamo, le medaglie erano già assegnate probabilmente al termine della frazione precedente, a meno di errori clamorosi. E ora vediamo i colori di queste medaglie. Andiamo in zona traguardo per eh, seguire gli arrivi con eh, Carollo che ha un buon margine di vantaggio in questo momento. Quindi Carollo che passa ora sotto al, al ponticello, eccolo qui. Però la gara manca tutto un ultimo giro, ancora lungo. Eccolo Nicola Giordano che avrà le sue spalle per i suti. Credo abbia una quindicina di secondi da recuperare su Carollo. Ovviamente lo caricano per evitare... La, che sogna la doppietta il Comitato Alto Alpi Occidentali. Non sarebbe la prima volta in questo format, ma attenzione a Perissutti, che è velocissimo sugli sci per il Friuli Venezia Giulia, Comitato FVG, e noi andiamo verso l'arrivo dove seguiremo questo emozionante finale di gara, categoria giovani che sta regalando emozioni, veramente una gara piacevole, quella che stiamo vivendo fin qui, accese, emozionante, con queste tre coppie che hanno preso presso il largo, ma si sono battute fino all'ultima serie, fino a quest'ultimo giro, per una gara che ci è... Davvero piaciuta. Sicuramente andremo a intervistare dopo Francesca Brocchiero e Fabiola Miraglio Mellano, come tutte le coppie che salgono sul podio. Grande prestazione di queste coppie. E quindi seguiamo questo ultimo giro. Allora, io avverto in regia Gianmarco che sto a brevissimo per cambiare microfono, proprio per seguire il finale di gara. Per la squadra delle Alpi Occidentali. E allora sono tanto, già esultano gli atleti del comitato Alpi Occidentali. Eccolo anche Nicola Giordano che fa il suo ingresso in lo stadio. Ha detto bene nell'ultimo giro: Nicola Giordano, Alex Perissutti, che ha speso tantissimo nei giri precedenti non è riuscito a rientrare ed eccoli qui quindi la coppia piemontese con <ride> fatto la battuta Francesca Brocchiera ha detto spero solo che non sbagli il percorso cioè, che era <ride> qui vicino a noi ma non è che gli ho mai, per fortuna, in questo caso, Beh, è successo alla, ai mondiali, se vi ricordate, con la staffetta vista francese, eh, con, ed eccolo qui, che arriva Michele, Carollo Alpi Occidentali, medaglia d'oro, Michele Carollo e Francesca Brocchiero. Entrambi entrano al Pimaritti, anche se Michele Carola ha aggregato per le fiamme oro ed eccolo Nicola Giordano, medaglia d'argento insieme a Fabio Lamiraglio Mellano, coppia però giovanissima perché abbiamo un 2005 e una 2006, coppia giovanissima in seconda posizione, vedrete ora passare a Street Plus che si prepara ad accogliere il compagno di squadra Alex Perissutti che io non so quanto ha speso sugli 50 di energie perché è veramente andato sempre a tutta ed ecco qui gli abbracci con anche con gli avversari, le strette di mano ed eccolo qui, Alex Perissutti terza posizione per una coppia che era tra le favorite io direi che erano tutte coppie che potevano effettivamente andare oggi a medaglia molto contenti ovviamente anche le famiglie degli atleti per in questo caso piemontesi per questa doppietta intanto arriva anche l'atleta tedesco all'arrivo intanto c'è tanto incoraggiamento per gli atleti che stanno per uh, tagliare il uh, traguardo ed ecco con il uh, 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 numero 25 in questo evento cola ed ecco invece il numero 5 laner che sta tagliando il traguardo di retromarcia <ride> va benissimo ha tagliato il traguardo in retromarcia e eh, in questo quarto posto Laner con uh, Lenia Ukentaller allora io andrei con Michele Carollo e Francesca Brocchiero con uh, le coppie quindi chiamo subito Michele Carollo e Francesca Brocchiero si sommette alla mia destra allora Intanto complimenti per questa vittoria, parto da Francesca che ha iniziato la gara. Beh, Francesca ti ha visto dare tutto sugli sci e ti devo dire che è stata molto molto brava con le ricariche. Sì, soprattutto ho avuto sensazioni molto migliori di ieri che non riuscivo a sparare. Oggi mi sono sbloccata e ho, sono riuscita a sparare bene, usare anche bene le ricariche, quindi sono contenta. Come hai vissuto l'ultima frazione del tuo compagno di squadra? l'ultimo poligono, quando ho visto che non, le gambe tremavano un po', ho detto oddio. Però gli altri stavano ancora iniziando a sparare, quindi ho detto dai, ce la farà. Ecco, descrivi un po' quell'ultimo poligono, Michele. Eh, sia, sia nella prima frazione che nella seconda, in piedi avevo le gambe che tremavano parecchi, infatti ho cercato di lasciare andare via i colpi abbastanza velocemente per non stare tanto in posizione. E, no, quindi alla fine è andata bene. Ho fatto due ricariche, una nella prima frazione e una nella seconda. Eh, grazie anche a Francesca che comunque è sempre riuscita a stare là davanti, sempre tra i primi tre e poi sì, ho fatto una buona frazione a terra, la seconda frazione che mi ha permesso di andare davanti e poi da piedi ho cercato di gestire e è andata bene. Anche perché quando sai che dietro hai sia Nicola che Alex Perissutti che venivano dietro a tutta velocità non deve essere stato facile. Eh no, poi oggi sui sci ero un po' stanchino. Invece Alex andava veramente molto forte, infatti tutti i giri che magari ero davanti poi mi staccava sempre. Eh sì, quindi non è stato facile sapere che c'erano loro due dietro, soprattutto anche Nicola, visto come ha sparato bene nell'ultimo periodo. Non è stato semplice, però è andato bene, siamo contenti. Quanto è bello vincere con chi ci si allena? Insomma, vi allenate insieme tutta la stagione? Ecco, vincere in coppia un titolo italiano davanti a una coppia sempre di altri vostri compagni di squadra. Ma è sicuramente una grande soddisfazione e poi condividere una vittoria dopo aver condiviso tanto lavoro è una bella cosa. Bello chiudere la stagione così. Sì, direi di sì. Grazie mille entrambi, complimenti. Ci vediamo a Dobbiaco, Michele? Sì, ci vediamo a Dobbiaco prossimo weekend. <ride> Perfetto, quindi sappiamo che anche lui a Dobbiaco è arrivato sul podio, quindi io risentirei anche Nicola Giordano e Fabiola Miraglio Mellano. Poi sì, oggi voleva scappare perché non gli è andata giù quella serie a terra, sicuramente a, a Nicola, però eh, altra bella prestazione. Anche sugli sci, devo dire, nel penultimo giro comunque non era facile tenere le code di un, di un Alex Perissuti che era andato a tutta. Sì, è stata una gara positiva, sono felice, con Fabiola mi compagna di squadra, questo rende anche tutto più bello. E sì, sugli sci quel giro mi sentivo abbastanza bene. I primi giri ho cercato di non sforzare troppo perché ieri sera abbiamo fatto un po' di festa, non ero proprio in formissima, poi però andando avanti con la gara visto che potevo anche provare ad andare un po' di più perché ne avevo dai. Sì, ieri c'è stata la festa per tutte le squadre, qui se no sembra che l'hai fatta in albergo, quindi... <ride> ok. Eh, Fabio, però io credo grande orgoglio, eh, siete una coppia giovanissima, lui 2005, tu addirittura 2006 potevi fare la gara eh, aspiranti, ecco, eh, immagino sia una soddisfazione doppia. Sì, per me oggi è stata una grande soddisfazione, oltre che careggiare anche con Nicola, ma salire anche di categoria è stato molto importante per me e mi ha dato anche nuovi stimoli e spunti su cui lavorare poi anche per, in vista delle prossime stagioni. Mi piace questo, sei appena vinto una medaglia ma guardi già al futuro, quindi sei molto determinata. Sì, più che altro sono molto critica credo e quindi mi piace sempre migliorare. Anche perché squadra, siete una squadra molto forte, quindi credo che allenarsi insieme sia utile anche tutti per crescere. Insieme avete vinto anche una medaglia quest'anno eh, agli, agli Eyelov. Insomma, entrambi soddisfatti della vostra stagione? Sì, sì, io sono abbastanza soddisfatto. La medaglia degli Eyelov è stata abbastanza importante. Poi quest'anno diciamo che il formato in cui mi sono trovato meglio sono state le masse. Ho faticato un po' sulle sprint in questa stagione, però... Vabbè, sì, cercherò di migliorare. E Tu, Fabio? No, per me è stata una stagione molto bella, ricca di emozioni e sono anche molto soddisfatta di quello che ho fatto e sono felice. Cosa devi migliorare? Eh, il tiro da in piedi. <ride> sì, sicuramente quello è un, un punto in cui voglio migliorare, poi ci sono moltissime altre cose su cui devo lavorare. Comunque, complimenti a entrambi, hai fatto veramente una grandissima frazione. Comunque, eh, fammelo dire. <ride> Bravi. Grazie. E allora, tornano a casa ancora con diverse medaglie. Eh, proviamo. allora eh, bene quindi dobbiamo cambiare dobbiamo dare quindi linea a, a marco io mi ricollego a questo punto eh, direttamente per eh, la gara senior Eh, eccoci tornati in uh, diretta per uh, l'ultima gara di giornata con uh, in le single misery per quanto riguarda le categorie abbiamo la senior uh, maschile scusate la senior la senior e poi abbiamo la Juniores che partiranno insieme alle 13.15 ovviamente single mix away quindi un uomo e una donna al via inizieranno le donne come avete visto nelle gare eh, precedenti con eh, fin qui una vittoria asiva e una vittoria alpi occidentali una vittoria asiva davanti ad Alto Adige e ad Alpi Occidentali, poi una doppietta Alpi Occidentali nella gara successiva con a seguire il Friuli Venezia Giulia una gara che è stata molto emozionante quella precedente che ha visto poi vincere la coppia eh, formata da Fabiola Miraglia Mellano e Michele Carollo davanti ai compagni di squadra Montesi anche se poi sia che, sia Carollo eh, che sia Carollo che Giordano sono aggregati chi ha le fiamme oro e l'altro ha le fiamme gialle e dicevo sono arrivati insieme in coppia nei punti di seconda posizione Nicola Giordano con Francesca Brocchiero terza piazza eh, invece con il solito Perissuti a tutta velocità sugli sci e la sua compagna di squadra Astrid Plosch che hanno chiuso al terzo posto, invece, nella gara aspiranti con Nayeli Mariotti Cavagnet e Manuel Contos che hanno vinto la gara davanti alla coppia altatesina formata da Patrizia Lamarchina e Andreas Braunhofer. Abbiamo parlato con. Con lei anche della pubblicità che fece per le Olimpiadi eh, ad Anterselva, se non ricordo male, era una pubblicità riguardante il logo. Se non ricordo male, era la scelta, mi pare, del, del logo e c'era anche lei eh, presente. E poi in terza posizione i cosiddetti peanos per le Alpi Occidentali, cioè. Eh, fratello e sorella eh, Tommaso e Cecilia Peano. E adesso abbiamo appunto la gara senior e eh, junior dove c'è credo un problema per quanto riguarda le start list perché nella start list c'è una coppia che rientra due volte tra le juniores. Allora andiamo con i senior, con Centro Sportivo Carabinieri, numero 1 che schiera Hanna Hochentaller e Patrick Braunhofer, coppia quindi molto competitiva così come è molto competitiva la coppia esercito A, formata da Samuela Comola e Didier Biona, esercito B con il numero 3, Michela Carrara e David Zingerle. Esercito C con il numero 4, Sara Scattolo e Nicola Romanin, coppia quindi tutta friulana friulana ovviamente come comitato non uh, come nascita in questo caso. Esercito di Martina Trabucchi e Paolo Di fiamme gialle che schierano una coppia tutta primierotta, Nael Mezzacasa e Tommaso Giacomel, quindi la giovanissima Nael Mezzacasa, classe 2002 potrebbe gareggiare appunto con le Junior's, ha gareggiato tutta la stagione con le Junior's, farà coppia con Tommaso Giacomel esercito C con Ilaria Scattolo e Nicolò Giraudo, poi Alto Adige con il numero 8 Anna Heschfeller e Stefan Zippl, poi Carabinieri, centro sportivo Carabinieri C con Desire Ribi e Jacopo Leonesio, addirittura una 2006 scelta per questa gara, poi numero 10 esercito F con Beatrice Trabucchi e Michel Durant che Squadra con il numero 10, esercito F che va comunque eseguita. E poi CS Carabinieri B, Eleonora Fauner e Michele Molinari. E infine una coppia mista, ma formata da due uomini con il numero 12, che sono Cedric christie e Thierry Bianquen. Ora. Eh, intanto la battuta di Luis a sottolineare Cedric Cristi è presente tra tutte donne al Via eh, grandissimo cedro che eh, parte la gara femminile eh, ha partecipato recentemente al torneo delle do... nel torneo delle Dogane con eh, le fiamme gialle quindi, torneo delle Dogane ha partecipato lì e ha dovuto fare una gara, però non uh, con il poligono, ma senza poligono, e quindi ha gareggiato da fondista, e adesso si trova invece addirittura a gareggiare con uh, le donne. Chissà se verrà di nuovo agli italiani anche di sci di fondo questa prossima settimana. Allora, Juniores, dove c'è un errore nella start list? Perché la coppia CS carabinieri, formata da Birgit Scholzorn e Felix Schiller torna due volte. Cioè, è presente sia come carabinieri che come alto adige. Eh, quindi adesso qui dovrebbero avere il numero 14. E infatti Birgit Scholzor è il numero 14, mentre dovrebbe essere assente il numero 25, così è. E allora, numero 14, Birgit Scholzor e Felix Raschiller, poi esercito con il 15, Denis Planker e Stefano Canavese, 16 OC mista, Miriam Michelucci e Riccardo Fenoglio, quindi un atleta OC e un atleta toscana, Miriam Michelucci, che chiude la carriera questo weekend, 17 per la Germania, Halma Sigmund, e Dorian Endler, numero 18, una mista che comprende anche il Trentino con Irene Minante e Lorenzo Solero. AOCA con il numero 19, Gaia Brunetto, quindi con la tuta del Centro Sportivo Esercito, e Thomas Daziano, che se non sbaglio lui invece dovrebbe essere aggregato alle Fiamme Oro. Poi FVG Mista B con Angelica eh, Romanin e Pietro Pallober. Quindi anche in questo caso abbiamo una 2006 addirittura, sempre quindi Friulane del 2006 in gara con Serio Junior in questa giornata. Poi con il numero 22 Germania B con, to con Luis Thomas e Ivan Ickman, 23 Fiamme Oro, Fabiana Carpella e Nicolò Betam, numero 24 Veneto A, Laura Mortani e Matteo Finco, 26 Alto Adige A DGA, con una coppia molto competitiva, Gaia Brunelle e Christophe Pircher, 27 Alto. A di GC Maria Kirschbaumer e Giovanni Riccadonna, fiamme gialle con Linda Zingerle e Elia Zeni, una coppia molto competitiva. Numero 29 Carabinieri Mista. In questo caso, anche qui abbiamo quindi due uomini con stefanna Navio e, e Fabio Cotter e poi FVG Mista con Sofia Polo. E Fabio Cappellari. Gara che è già partita e giustamente Cedric ne approfitta per sentirsi gli annesbo, cioè andare in fuga già, già all'inizio. È eh, un grande, grandissimo Cedro che va subito all'attacco in uh, discesa. A tutta, ovviamente è una sfida tra le due coppie, tutte maschili, perché poi a, a seguirlo giustamente c'è Navio che non ci sta. Eh, mi pare anche normale che Navio vada subito al suo inseguimento per eh, giocarsela. Per quanto riguarda le altre coppie, abbiamo Samuela Comola che ha preso subito la testa della gara e quindi. va via, prova quindi ci sarà questa sfida tra Cedro Cedric Cristi e Stefano Navio, presenti i due Valdostani che se la stanno giocando tra loro in questa frazione. Intanto scende ogni tanto un po' di neve, sembra proprio ogni così ogni tanto, anche ieri uguale, la stessa cosa a un certo punto è scesa un po' di neve. Vi ricordo lunghezza di nuovo al giro è da un chilometro e mezzo. Le donne fanno quattro giri, gli uomini invece ne fanno cinque, come avete visto anche nelle gare precedenti. Ovviamente poi sarà proprio la gara, eh, gli uomini a dover fare alla fine un eh, giro in più. Un po' di sorrisi per quest'ultima gara, insomma si chiude la stagione dopo che abbiamo assistito comunque a tutte gare abbastanza emozionanti in precedenza e adesso vediamo ci sono si annuncia una gara anche abbastanza equilibrata con diverse coppie che possono dire la loro nella gara senior. intanto li vedo già tutta con Cristi seguito da Navio ovviamente vanno saranno i primi due ad arrivare in questo poligono hanno preso un buon margine di vantaggio, ovviamente tutte in gruppo eh, le donne. Ed eccolo qui Cedric eh, Cristille che quindi andrà a prendere poi la piazzola eh, 12. Non era presente nella start list che era stata stampata questa mattina, eh, poi successivamente l'abbiamo raggiunta. Ed eccole qua invece le atlete che arrivano al poligono con eh, gruppo che è guidato sempre da Samuela... Comula, seguita da Michele Carrara e Anna Occentaller poi una buonissima Sara Scattolo ed eccole qua c'è anche Beatra Bucchi in questo gruppo e adesso questa è tanto una ricarica per eh, Navio una ricarica da utilizzare anche per Cristi vediamo un po' chi uscirà poligono bravo Navio, oh, il primo a uscire dal poligono chiude anche Cristi che quindi va avanti a tutta nel frattempo andiamo a seguire questa prima serie di tiro vedo un bel poligono in due per ora di Comola, velocissima se ne va Samuela Comola, saluta già la compagnia Bene, bello questo poligono anche in uh, Piazzola 7, bene anche Carrara, in 7 bene anche l'area Scattolo, bel uh, poligono, riesce con le ricariche anche a no Taller. è ancora un po' in difficoltà in questo Sara Scattolo che però esce ora dal uh, poligono, sta cercando di chiudere le ricariche a, a mezza casa in uh, questo momento. Buona questa prima serie, anche vedevo anche per in 15 anche Dennis Planker ha preso tutti i bersagli. Eccole qui passare. Vedo anche Gaia Brunetto. Ci sono alcuni atleti anche che in questo momento stanno girando, passo ora sotto di noi anche che Invece è riuscita a coprire tutti i, i bersagli. Anael, mezza casa. Credo che abbia girato la numero 28, che è Linda Zingerle. Se non ho visto male, credo abbia girato Linda Zingerle. Una coppia, questa sulla carta molto competitiva. Linda Zingerle e Lia Zeni. Ma da quanto mi sembra di vedere, Linda Zingerle dovrebbe aver girato in questa fase. Grande tifo, ovviamente anche tutti gli aspiranti, i giovani che hanno già gareggiato, sono qui a seguire la gara. Ed eccola qui con Samuela Comola sempre in eh, testa, seguita da una Hanna Gentaller eh, che ha una gran voglia di andare all'attacco, seguita da una buonissima Ilaria Scattolo, partita molto bene. E poi altre tre tute del centro sportivo Esercito. Vedo Michela Carrara le due trabucchi. Poi numero 23 Fabiana Carpella. Poi la 4 di Salascartolo. Poi Brunetto. Quindi Dennis Planker. Altra atleta centro sportivo esercito che è passata in questo momento. Ecco Linda Zingerle che ha girato in questo momento. Birgit Scholzorn, ecco numero 26. Passata in questo momento anche Graia Brunello in coppia con Christoph Pirkler. In questo momento anche la numero 9 Desire Ribbi. Ricordiamo classe 2006, quindi abbastanza giovane in questo momento, davanti a Eleonora Fauner. Poi numero 24 e numero 30 che sono passate, eh, Laura Mortagna e Sofia Polo. E quindi questa prima serie che abbiamo seguito, gara ovviamente ancora lunghissima e tanto arriva Cedric Cristi è già nella seconda serie. In poche parole nella gara femminile eh, si partirà sempre da Piazzola 2 e, e da Piazzola eh, 15 perché la 14 anche vedo che è, dalla 14 sarà occupata da Navio per la categoria juniores. Ecco che già sta arrivando in zona poligono Samuela Comola che ha un gran bel passo però brava Samuela seguita da una Anna Haukentaller molto molto motivata a andare all'inseguimento della compagna di nazionale con cui ha vinto la medaglia d'oro ai mondiali di Huberov, in terza posizione Michela Carrara, salita veramente molto bene su questo tratto. Poi all'inseguimento di Ilaria Scattolo, Beatrice Trabucchi che ha staccato la sorella Martina, poi vediamo Sara Scattolo. Poi una bravissima carpella va detto, salì che è arrivata in questo momento. Nel frattempo in Piazzola 2 Comola manca un colpo l'ultimo proprio da coprire, quindi sta usando la ricarica. Anche Anna Ohentaller ricarica per il bersaglio centrale. Entrambe quindi devono chiuderlo, riesce ancora una volta lei ed è sempre Samuela Comola, quindi primo cambio in testa all'esercito con Comola che darà il cambio a Dido Biona. Bene in 6, un'altra atleta del centro sportivo esercito, non so se è Beatrice Trabucchi addirittura, con... Sì, Beatrice Trabucchi che sta gareggiando in realtà con il numero 10, bravissima Trabucchi al cambio. Per Durand. e poi ecco il cambio Braunhofer Aukentaller. Quindi David Zingerle che riceve il cambio da Michela Carrara, poi Martina Trabucchi che dà il cambio a Paolo Rodigari. Ma che bella serie di Beatrice Trabucchi. È molto determinata. Beatrice Trabucchi. Dopo la Uh, giornata di ieri in cui praticamente non ha potuto battagliare con quella caduta iniziale è stata molto brava Beatrice Trabucchi nel frattempo vedo chiudere la frazione a Gaia Brunetto che infatti ha dato il cambio al, al, al Thomas Daziano mentre c'è stato poi il cambio anche Carpella Betà bella rimonta di Linda Zingerle in questo giro che ha dato il cambio agli Zeni, Quindi adesso c'è già stato anche il cambio con Anel Mezza Casa che ha dato, tocca ora a Tommaso Giacomello, vediamo inconfondibile se riesce. Comunque è partita tutta Giacomella anche in uh, questa gara, partita tutta in uh, salita. E quindi da seguire non è facile sempre quando ci sono due categorie insieme che sono impegnate. Nel frattempo, altre atlete ancora impegnate al poligono, con coppia. Con adesso Desire Ribi che dà il cambio a Leonesio. Ci sono anche, vedo anche Murtagna e Leonora Fauner. E quindi ora Desire Ribi con Leonesio. Ed eccoli qua. Mentre Eleonora Fauner ha dato il cambio a Michele Molinari, che sta salendo ora. E vediamo anche Leonesio che cerca di riavvicinarsi al compagno di squadra. A breve credo che poi rivedremo le prime atlete al poligono. Nel frattempo continuano ad arrivare anche atlete della categoria Juniores con proprio Miriam Michelucci che arriva in questo momento mentre continua a sparare in questo momento vediamo anche Angelica Romanin che darà il cambio a Pietro Pallober. due giri per lei e intanto è arrivato Stefan Navio anzi scusate Fabio Piller-Cotter eh, giustamente Navio c'era prima per il turno e intanto, eccoli che si prepara Dido Biona, ah, entra in zona poligono. Quindi andremo in piazzola, eh, in questo caso numero due, a seguire Dido Biona, poi seguito da Duran, Braunhofer e David Zingerle arriva ora anche. Paolo Rodigari con il 7, anche Nicolò Giraudo, e quindi serie a terra importante. Intanto, Thierry Bianquen chiude la propria serie. Vediamo un po', quindi, questa serie che è molto interessante, con Biona che ha aperto male perché ha, coperto, ha chiuso il secondo, il terzo e il quarto, però poi. È entrato in ritmo di Dobbiona, buona serie per lui, adesso deve chiudere con la ricarica. Intanto però va via in piazzola. 4 Patrick Braunhofer, grande serie dell'atleta della Val Ridan. Ancora le prese con la ricarica di Dobbiona, ora chiude anche lui, quindi Braunhofer in testa, seguito da Duran. Ancora molto preciso, poi Paolo Rodigari. C'è poi quindi il numero 3, David Zingerle, seguito poi da Biona e dal numero 7, Giraudo, tante tute dell'esercito. Nel frattempo mi sembra di vedere in 9 anche in questo momento Tommaso Giacomel che ha chiuso tutti i suoi bersagli molto veloce in questa serie a terra. Buona serie a terra di Tommaso. Giacomel, mentre i primi, credo che nella categoria juniores sta tanto categoria juniores in questo momento vede in testa con il 15 Canavese, credo, con eh, Plank e poi con il 23 un Nicolò Betam che all'inseguimento di Canavese in eh, seconda posizione Terza piazza ora con il 19 Thomas Daziano seguito da vicino dal numero 14 Felix Ratzschiller. Passa anche Christoph Pircher. Pircher ora, quindi, gara che è molto equilibrata. Gran bella serie da parte di Braunhofer. Così come dura anche da ieri, che veramente sta sparando benissimo. Devo dire, una bella serie a terra anche per Tommaso Giacomel. Che qualcosina avrà anche recuperato davanti. Questa coppia fiamme gialle primiero, praticamente. Nel frattempo. Vediamo anche Jacopo Leonesio passare, quindi Leonesio che è riuscito a scavalcare in questo momento Molinari che chiude con la ricarica ora Leonesio, gran bel tiratore e intanto continuano a riscaldarsi le atlete che tra poco saranno nuovamente impegnate con uh, Braunhofer uh, che è in testa, quindi Anna O'Hanlon segue con attenzione la prova del suo compagno di squadra, autore veramente di una gran bella serie. Vediamo un po' se riuscirà a tenere il vantaggio che aveva sulla concorrenza diamo coppia con il numero uno nel frattempo vedo ancora Fabio Piller-Cotter arrivare in zona poligono ed eccolo qui Patrick Braunhofer che arriva ora al poligono Patrick Bravo, no, perché a questo punto si va a prendere però la piazzola 1, perché ha superato eh, Bianchen. Bravo Di Dobiona in questo giro è risalito in uh, seconda posizione Biona, seguito da Zingerle. Poi Duran. Quindi Giraudo e Rodigari. Ecco, ora Bianchen, quindi serie in piedi per Brown intanto una bella serie Veda ancora di Fabio piller Cotter. anche se ripeto non, non è per la gara intanto sta già arrivando anche Tommaso Giacomelli in zona poligono attenzione a Brownhofer che serie in piedi ragazzi Brownhofer ha fatto due serie in cui ci fa vedere quelle che sono, quelli che sono i suoi grandi mezzi veramente al tiro dal cambio in testa anche con un buon margine ad Anna Ochentaller, bella serie. Poi anche in 6, credo forse per Rodigari esce anche di dobiona in seconda, in terza posizione. Quindi in questo momento, secondo Rodigari che del cambio a Martina Trabucchi. Ora di dobiona che del cambio a Samuela Comola, poi il numero 10, Michel Duran. Che del cambio a Trabucchi tanto. Attenzione a Giacomel. Che sbagliere tanto bella serie in 9. Ho visto sbagliato il quarto. Giacomell, tanto Michela Carrara, ha ricevuto il cambio da Zingerlet. Cioè Giacomel sta cercando di chiudere la ricarica. Ci riesce in piedi, ecco la serie, quella molto molto bella in precedenza era di nicola romanin ha fatto una gran serie nicola romanin in piedi molto veloce tanto il cambio era per tommaso giacomel con eh, anel mezza casa e nel frattempo andiamo a vedere anche per eh, Gara Juniores con il cambio di Bethamp a Carpella, quindi in prima posizione sono loro. Nella gara Juniores, poi Canavese che dal cambio a Denis Planker, poi Daziano. Per um, Brunetto ha ricevuto ora il cambio anche Scholzorn che ha ricevuto il cambio da Rachiller, quindi molto aperto ovviamente anche la gara Juniores, arriva ora intanto al poligono Molinari, gran serie intanto ancora Credo di Leonesio che ha sparato ancora benissimo. E allora un buon margine di vantaggio, è fatto veramente una gran frazione Patrick Braunhofer, tirato in maniera perfetta. Ora lo vedo anche scherzare qui vicino proprio per parlare un po' dopo questa sua bella frazione, molto molto bravo problema creda la carabina per Molina faticava a infilare la ricarica in Piazzola 11 Anzi in 10 credo. Ma in 11 deve coprire con la ricarica, ha avuto un problema, adesso riesce a farlo e si chiude anche l'ultimo bersaglio. E intanto aspettiamo quindi passaggio. Ci aspettiamo ovviamente Anna Oenthaler che dovrebbe essere in testa dopo veramente la grande frazione di Patrick Braunhofer, protagonista di una bellissima prova, e nel frattempo, intanto arriva in zona poligono. Come previsto, ovviamente eh, Stefano Navio, fa gara a sé con eh, Fabio Piller Cotter. E eccola arrivare Anna Hauken in eh, testa alle sue spalle, però devo dire. Che Samuela Comola sta avendo anche un bel ritmo sugli sci perché ha guadagnato su Anna Aukenthaler. quindi veramente una gran bella prestazione. Samuela Comola e vedo volare sugli sci, mi sembra Carrara che è riuscita a superare in questo tratto Martina Trabucchi da dietro, risale anche Beatrice Trabucchi. Ma andiamo a seguire Aukenthaler in uno e Comola in uh, due. Quindi Aukenthaler e Comola in uno e due. Sta arrivando Carrara che andrà in tre. Martina Trabucchi in quattro. Beatrice Trabucchi in uh, cinque. Tanto mamma mia Anna ma ci ha messo un nulla a fare questa serie a terra. Attenzione perché Comola gli va dietro non la molla e la segue anche Comola. bella serie, bravissime. Eh beh, oh, eh, cioè non è che è una sorpresa, insomma. <ride> Visto, cioè non è che si vince una staffetta mondiale con due ricariche a caso. <ride> Bisogna avere delle gran, brave tiratrici. Dunque, no, bella, bella prova di entrambe al poligono Anna Hawkenthaler. Che fa un gran poligono bel poligono anche di Martina Trabucchi. Va, de va detto e anche Beatrice Carrara che escono con loro anche Cristiano. Tutto un gruppo valdostano, praticamente, in eh, questo momento, quindi vanno molto bene tutti insieme in questo momento. Nel frattempo, arriva anche Anel, mezza casa, esce. In questo momento, Ilaria Scattolo davanti a, davanti a sua sorella Sara. In questo momento va a sparare anche Anael Mezza Casa. Nel frattempo, al poligono, per quanto andiamo a concentrarci sulla gara Juniores, anche con. Carpella che è in piazzola 15, sono in testa in questo momento i due delle fiamme oro. Verava anche Carpella che va via in prima posizione. Adesso sta cercando di metterle pressione. Birgit Scholzorn con i primi quattro chiusi velocemente, un po' di problemi sull'ultimo, deve usare la ricarica. Quindi, in questo momento, Carpella ha un buon margine di vantaggio per la coppia delle fiamme oro. Ci sono al poligono anche, eh, anche Planker che non sbaglia, riesce a chiudere l'ultimo, quindi va via Denis Planker in seconda posizione. E poi chiudono anche Linda Zingerle e anche la stessa Gaia Brunello, oltre a Brunetto e si rialza anche Scholzorn quindi non ci sono giri di penalità in questo momento con la numero 15 Dennis Planker che si conferma molto competitiva al tiro nel frattempo c'è anche Desiree Ribi davanti a Eleonora Fauner che sta cercando di recuperare qualche posizione per la coppia del centro sportivo Carabinieri. Credo in piazzola 10. Coperto i primi tre. Buono anche sul quarto. E brava, bella serie di Desiree Ribi ragazza del 2006 che quest'anno è stata un po' sfortunata per vari problemi fisici che non le hanno permesso di rendere al meglio no, comunque è stata veramente molto brava qui tanto anche Eleonora Fauner che deve utilizzare due ricariche nel tanto altre coppie della categoria Juniores si stanno Comportando piuttosto bene, ancora una ricarica è riuscita a chiudere il colpo e esce a chiudere ancora. Eleonora Fauner adesso, e intanto vediamo come starà andando questa lotta in testa. Devo dire che Auchenthal e Comola stanno dando spettacolo. Insomma, con una gara emozionante, si arrivano insieme nella serie, in piedi sarà un bel duello da seguire tra le due poi non dimentichiamoci che ci saranno Braunhofer e Dido Biona uh, e... ed eccole qua, quindi andranno in uno Aukenthaler e in due Komolampo anche con i numeri che avevano ovviamente con loro ci sono anche Naviglio e Cristiglia, che comunque devo dire Cristiglia ci ha messo il massimo impegno in queste frazioni, eh, perché lo vedo anche adesso salire a buon ritmo ed ecco Michela Carrara che è in terza posizione da sola quindi ha tenuto un gran bel ritmo sugli sci Michela Carrara in questo giro ma andiamo a concentrarci in uno e in due con uh, le due protagoniste azzurro le due campionesse del mondo vediamo un po' perché forse qualche pro chiudono bene insieme il primo aprono insieme tutte e due da sinistra chiudono insieme il secondo più o meno insieme, poi leggermente più avanti hanno Kentaller nei colpi e chiudono insieme beh ragazzi, bellissima sfida bellissima sfida praticamente è stato un bellissimo duello tra queste due atlete va detto che anche Cristi è rimasto con loro nella serie ma bravissime che bella, ultima frazione quindi tutta a Brownie e di Dobbiona ma proprio bella questa sfida tra Anna e Kentaller e... bella sfida veramente tra Naokentaller e Samuela Comola, nel frattempo ci sono Carrara e le due trabucchi con Beatrice in quinta e in sesta Martina intanto qualche carica da utilizzare per Carrara Aperto da sinistra Beatrice Trabucchi, da destra Martina. Tanta attenzione alla serie di Beatrice Trabucchi che ha già chiuso quattro bersagli. Vediamo sull'ultimo, ah, forse ha mancato l'ultimo. Deve utilizzare anche lei la ricarica. Ricarica anche per no, deve girare Carrara mentre Beatrice Trabucchi usa bene la ricarica e va già bravissima. Poi adesso c'è anche Ilaria Scattolo al poligono. Brava anche Martina Trabucchi. E invece, per quanto riguarda la gara Juniores, arriva Fabiana Carpella in piazzola eh, 15. Prima posizione per Fabiana Carpella. Piazzola 15 con la squadra Fiamme Oro che ha un buon vantaggio in questo momento aperto da sinistra coprendo velocemente i primi due intanto arriva in zona poligona anche Linda Zinger che è in seconda posizione con Elia Zeni e intanto Carpella sull'ultimo deve utilizzare la ricarica, ha mancato l'ultimo bersaglio nel frattempo arrivano le sue avversarie, molto equilibrata questa gara Juniores Va via Carpella in testa, intanto c'è Linda Zingerle, oltre a Linda Zingerle vediamo anche la numero 19 con Gaia Brunetto, poi c'è anche Brunello, che attenzione, intanto Linda Zingerle, ne... attenzione, grande serie di Brunetto nella 17, che serie di Brunetto nella 17, bravissima nel frattempo Suidis superata Linda Zingerle ancora in difficoltà deve utilizzare un'ultima ricarica Linda Zingerle nel frattempo c'è anche Brunello in 18 con la ricarica e vanno via insieme Brunello e Zingerle in questo momento per il terzo posto con che grinta uscita dal poligono Brunello darà il cambio a Christoph Pirker. ci sarà con loro anche Elia Zeni adesso Betam dovrà resistere in testa, ma veramente gran bella serie. C'è anche Dennis Planker che si è ben eh, comportata in questa serie del cambio a Stefano eh, Canavese. Bella serie veramente di Gaia Brunetto, del cambio a Thomas Dazziano. Difficile immaginare come possano essere raggiunti, però c'è. Nicolò, la, la coppia Carpella Betà ma attenzione perché se li azeni la velocità ce l'ha e quindi tutto è aperto. Ma aspettiamo anche l'arrivo di Di Dobbiona e Patrick Braunhofer che stanno raggiungendo ora il salendo ora verso il poligono. Di Dobbiona ha preso la testa. Patrick Braunhofer lo segue da vicino quindi andremo in uno con Dito Bionas e il pettorale numero due, e in due con il pettorale numero uno che Patrick Braunhofer. Vediamo se proseguirà la bella sfida che abbiamo visto in precedenza. Più che altro, Patrick Braunhofer nella prima frazione ha tirato fuori due serie da urlo. Vediamo. Serie a terra, eh, bella sfida tra carabinieri e esercito, velocissimo a, a mettersi in posizione. Patrick eh, Braunhofer, vediamo chi dei due coprirà il eh, primo bersaglio. Apre bene da sinistra Braunhofer, copre già i primi due, va già sul terzo. Dito che ha invece è sbagliato in apertura. Grande serie di Braunhofer, ragazzi. Sta facendo una serie oggi, veramente al tiro. Splendido Brownover, ancora una gran serie. Intanto bravo Di Dobiona a chiudere i quattro bersagli, ora deve usare la ricarica per il bersaglio apertura, anche veloce, bella ricarica di Di brown offer che si è girata a guardare a che punto è Di Dobiona. Bella questa immagine. È stata veramente una gran bella serie questa e intanto arrivano anche il numero 10, Michel Duran con David Zinger, le Pazzola 4 e 5, importante per la lotta per il podio. Attenzione anche a Paolo Rodigari. Quindi serie queste, importante per la lotta per il podio, per la categoria senior. Intanto c'è aperto in questo momento da destra Duran, che ha coperto velocemente i primi tre. Deve utilizzare invece, credo anche Duran, probabilmente ha sbagliato, sì, ha sbagliato uno dei due, il quarto bersaglio. Quindi devono utilizzare una ricarica sia Duran che Zingerle. Ed eccolo, Duran che riesce a utilizzare bene la ricarica, andarsene via in terza posizione. Zinger, le Rodicari sono ancora al poligono, mentre aspettiamo questa serie che è interessante anche. Di intanto lascia il poligono anche Zinger. Adesso attenzione in piazzola 15, interessante, seguire il pettorale numero 23. Si tratta di Betam che è in testa alla classifica in questa coppia con Carpella, molto giovane nella categoria Juniores. Intanto c'è anche Giacomo che è arrivato ora al poligono. Attenzione anche al numero 19 perché ha fatto un buon giro Thomas Dazziano. Quindi abbiamo quattro insieme in piazzola 15, 16, 17 e 18 per la gara Juniores. Ci sono anche Zeni e Pirker, quindi gara molto aperta, veloce Betan va via in testa Betan, invece c'è un errore in questo momento per il numero 19 Daziano che deve utilizzare quindi la ricarica. Attenzione alla serie nella Piazzola 18. Che serie di Christoph Pirker. In Piazzola 18 il numero 26, gran serie di Pirker. Molto bravo anche Zeni poi con la ricarica. Gara molto bella anche questa Juniores che si deciderà tutta all'ultimo gira. Betama ancora un buon vantaggio. Però attenzione perché alle sue spalle risalgono abbastanza eh, velocemente. Con atleti che okay, è veramente una gran bella serie. Quella di Christoph Irker. Intanto abbiamo, passa dietro di noi Samuela Comola che ci ha lietato con un'altra gran bella serie. <ride> anche, passano qui anche Michela Carrara, qui sul ponte, seguire questo finale di gara. E attenzione perché prepariamoci sull'ultima salita prima del poligono. Sta arrivando Patrick Braunhofer che andrà a prendere quindi pettorale numero uno che andrà a prendere la piazzola 1 con un uh, buon margine di vantaggi questo su di dobbiona però non credo ci sia un errore di margine forse sì per la velocità al poligono di Patrick brownhofer però diciamo che di dobbiona non è distante è entrato anche di dobbiona in zona poligono quindi in uno brownhofer in due biona non dimentichiamoci che poi dopo ci sarà l'ultimo giro Eccolo qua di Dobbiona. Alle sue spalle c'è Molinari che, però, dovrebbe sparare a terra. Attenzione, apre male Brownhofer. Forse due errori, no, un errore. Aperto male quindi Brownhofer. E allora c'è spazio per Di Dobiona che arriva al poligono e Sa che l'avversario ha già sbagliato uno. Ma attenzione, che poi il resto della serie di Brownie è stata veloce. Forse ha sbagliato anche sull'ultimo. Due ricariche, quindi tre ricariche da utilizzare per Brownhofer. Dopo un due errori. Vediamo Dido, che non so se anche Dido ha mancato in apertura. Attenzione Brownie, che sto cercando. È stato aperto male anche Biona. Brownie manca ancora, ne serve uno, deve utilizzare un'altra ricarica. Brown Offer, no, chiude. Brownhofer, Offer, eh, quindi se ne va, mentre è un po' in difficoltà Dido Biona. Questo momento, un po' lento in questo detto Dido al poligono e quindi se ne va a Braunhofer quindi possiamo già certificare la vittoria del centro sportivo Carabinieri una bella soddisfazione per il centro sportivo Carabinieri tanto sta usando le ricariche Dido Biona quindi Hanna Hukentaller uh, deve girare due volte Dido Biona due giri di penalità per Dido Biona e quindi grande occasione per Michel Durant in questo momento, vittoria praticamente nettissima da parte dei carabinieri, ma hanno fatto una serie clamorose di tiro. Tanto sta già uscendo quasi dalla penalità eh, biona, quindi non ci sono problemi per l'agente del centro sportivo. Esercito. E nel frattempo, sfida per il bronzo tra Duran e Zinger, l'ha aperto da destra Duran. V veloce sui primi due, poi credo abbia sbagliato sul terzo. Apre bene da destra Zingerle, copre anche il secondo. Zingerle deve utilizzare le ricariche, Duran. Mentre Zingerle, è veloce nei primi tre, attenzione ancora uno da coprire per Duran, una ricarica anche per Zingerle. Da utilizzare va, 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 va. però Duran chiude quindi la sua serie. Tocca, vediamo se ce la fa anche Zingerle nel frattempo c'è anche Rodigari con lui, riesce a uscire Zingerle, là ci sarà una sfida interna tutta legata al centro sportivo esercito, intanto sta arrivando Giacomell in zona poligono mentre in 15 ci sarà il poligono decisivo per la categoria Juniores con il numero 23 Betam seguito da Elia Zeni, Cristo Ircar e Stefano Canavese Attenzione perché sarà apertissima. Aperto bene Betan da destra, ha mancato il secondo, quindi sicuro dovrà utilizzare già una ricarica. Vediamo se chiude l'ultimo Betan. Manca anche l'ultimo e deve riutilizzare. Quindi due ricariche Betam. Ha riaperto sull'uno Betan, quindi vediamo se riesce a chiudere subito sulla seconda. Ricarica bravissimo con le ricariche Betan, molto veloce. Va via, però ci provano Elia Zeni e Christoph Pircher. Attenzione a Pircher in 17. Attenzione a Pirker in 17, che serie che ha tirato fuori, che serie che ha tirato fuori Christoph Pirker. E attenzione bene anche Zeni che perde un bastoncino però nell'andar via. E allora attenzione perché per il podio qui importante, che veloce Zeni ovviamente su, sugli sci, ci proverà Pirker in quest'ultimo giro alle spalle di Betan. bella proprio comunque queste. Due serie di Pirker che ci fa vedere, ci fa capire per l'ennesima volta quelle che sono, che sono i suoi mezzi. Ci reghiamo allora in zona arrivo per seguire il finale di gara con tutto aperto nella categoria Juniores con la coppia Betan Carpella in testa, seguita dalla coppia Alto Adige Brunello Pircher e poi in terza posizione abbiamo Fiamme Gialle con uh, Zinger Lezeni. Dovrebbero essere queste tre coppie sul podio. Ora vediamo se in queste posizioni... Mentre per quanto riguarda... La gara senior, una netta vittoria. Braunhofer è stato veramente bravissimo, ma anche Anna O'Kenthaler. Già esultano i carabinieri. Tanto possono festeggiare con un grandissimo Patrick Braunhofer, autore davvero... Di una grandissima prestazione. E mentre Patrick Palofer sta ingolando sì. Per gli uh, momento... e ovviamente anche Anna Hawkenthaler, che è stata protagonista veramente di una grandissima frazione. Io mi preparo a cambiare microfono per seguire il finale di gara. Chiedo feedback, spero si senta. Si sia, che si senta. Spero, insomma, tutto ok per seguire il finale di gara. E allora, con un brown grande protagonista, veramente ha fatto delle serie di tiro pazzesche oggi. Ed eccolo qui che si reca verso l'arrivo, Patrick Braunhofer che regala al Centro Sportivo Carabinieri. Anna Haukenthaler e Patrick Braunhofer scavalche esultando. Anna Auckenthaler. grandissima prestazione della coppia del Centro Sportivo Carabinieri che va a conquistare la medaglia d'oro. Hanno ah, che tale padre Bronhofer veramente è stata, devo dire, quasi una lezione di tiro. Tanto, tante foto per la coppia alta tesina che unisce ancora una volta la Val Ridan e la Valle di Anterselva, l'abbiamo visto anche con l'argento precedente. Intanto Samuela Comola va ad accogliere Di Biona per il secondo posto. Eccolo qua, Di Biona che va a tagliare il traguardo e salta sull'arrivo imitando un po' Johannesbo. E adesso per la terza piazza, ecco qui l'arrivo con Duran che chiude, quindi portando sul podio e David, Zinger? David Zingerle, anzi ecco sono fatto... David Zingerle porta sul podio Michela Carrara, la coppia Zingerle-Carrara di un soffio battuto Duran e Trabucchi mentre... ok ora taglia il traguardo nel frattempo anche Navio Anzi, Fabio Billercotta, scusate, ancora Centro Sportivo Esercito a tagliare il traguardo con uh, Rodigari. Stiamo aspettando anche un po' un attimo la fine della gara. Juniores intanto gli abbracci in uh, questo momento. Attenzione all'arrivo di Tommaso Giacomel che ha dato praticamente tutto anche in quest'ultima gara. Ecco quindi al numero ancora che taglia il traguardo anche Giraudo. Ed eccolo qui la vittoria anche di Betam nella fiamme oro. Betam Carpella nella gara. Juniores, quindi primo posto per la coppia Betam Carpella nella gara Juniores. Io chiedo soltanto a Brownie Browning e a Anna, aspettiamo giusto un attimo l'arrivo delle coppie. Ed eccolo qui Christoph Pirker, grande prova per l'Alto Adige. Con Christoph Pirker e Gaia. Brunello in seconda posizione e poi, quindi grande prestazione. Non ho visto gli zeni però in questo finale di gara perché vedo tagliare il traguardo l'altra coppia dell'esercito. Nel frattempo io mi preparo a intervistare i vincitori. <ride> Infatti, aspettiamo che fanno un attimo assieme. Allora, mi sono perso l'arrivo. Non ho visto Zeni, non so se tanto Betam con Carpella hanno vinto, secondi Pircher e Graia Brunello. E attenzione, andiamo con i vincitori del centro sportivo Carabinieri Grande. Prestazione, beh io devo dire avete sparato veramente benissimo, è stato bellissimo anche vedervi, comincio da Anna, con ulti, le ultime due serie con Samuele, è stata una bellissima sfida veramente a darmi pari. Beh, bellissimo, sì, perché è come un gioco alla fine, cioè lo facciamo mille volte in allenamento, però in gara non succede tutte le, tutti i giorni, quindi sì, bello. Poi dopo il 05-05 suo ho detto poca pressione addosso. Sì, diciamo che Patrick ti aveva messo un po' di pressione, sparando benissimo, hai detto guarda te Patrick vuole proprio vincerla oggi. Esatto. Patrick, gran bella prestazione, ricalvanizzata anche da tuo fratello che oggi, anche lui, peraltro anche in quel caso, atleta di Anterselva e atleta della Varridanna sul podio, quindi è stata carina come anche questa coincidenza. Ecco, parlami un po' anche della tua gara. Ma è stata bella, ho fatto la sfida con Dido, ci fidiamo sempre in allenamento tutti quanti, oggi era una gara, però alla fine... È... Queste gare qua sono tipo allenamenti che si para tanto e è stato bello, mi sono divertito. Ma anche bello no, chiudere sempre la stagione con una vittoria. Sicuramente è bello, ma anche alla fine siamo alla fine stagione, abbiamo fatto tutti una bella stagione, direi, e siamo contenti come è andata l'ultima. Ecco, anche per te Anna, chiamata più volte campionessa del mondo qui che fa sempre un certo, fa sempre un certo effetto, no? Eh beh, diciamo che non ci faccio molto caso, devo sì, un po' ho realizzato, un po' devo realizzare ancora, però comunque sia, io sono sempre Anna e quindi va bene così. Diciamo sei ancora più motivata. Esatto, sì sì, no, beh, per quello sì. Poi adesso sono contenta che è finita perché comunque era lunga e niente, non vedo l'ora di riposarmi un po'. Ecco, a proposito, dove andate? Già avete deciso tutti di andare in vacanza, però no, rimanerete... Io intanto faccio un po' il maestro di sci per quello, tutto il tempo libero che ho, mi sa che sto a casa, che mi trovo bene io a casa, non è che devo girare il mondo per stare anche bene. Per, anche perché lo girate per tutto l'anno, direi. Anche tu niente ancora, vacanze. Idem corso maestri e poi si vede magari, non so, un weekend o così, però niente di, di pianificato, esatto. Ah, grazie, grazie di tutto anche per la vostra disponibilità oggi e nel corso di tutta la stagione. Buon riposo! Ciao ciao! E allora salutiamo la coppia vincitrice. Adesso io cerco magari di portarmi... Madonna mia, sono andati via velocissimi la coppia Betam Carpella, quindi non so se riesco a, eh, a ritrovarli. Già sono andati via se qualcuno riesce magari a richiamarli. Cerco un attimo di andare magari eh, di farmi aiutare da... Pietro Dutto se mi aiuterà a trovare ah no, Carpella l'ho trovata se mi trovano anche Betam vorrei fare un'intervista ai due vincitori se mi portano Betam magari facciamo i, 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 due, i due vincitori come poi spero di ritrovare anche Christoph Pirker e Gaia Brunello perché hanno fatto una gran bella prestazione Quindi devo ancora capire sul terzo gradino del podio Juniores, forse coppia del Centro Sportivo Esercito. Mi era sembrato vedere. Poi cercherò magari di farmi aiutare. Io eh, non so se Nicolò sta venendo qui. È a lì e a che chiacchierà. E se Fabiana me lo chiama, facciamo insieme nel frattempo. Eh, farebbe piacere intervistare. Eh sì, sì, per. Eh, siamo in diretta, sarebbe meglio eh, se riusciamo ad avere la coppia che ha avvitato Christoph Pirker, quindi mi chiamo anche... Tanto vediamo se anche Gaia Brunello con Christoph Pirker vengono come coppia al secondo posto. Che hanno chiuso benissimo. Io intanto vado a fare i secondi classificati nel frattempo che arriva Nicolò Betà. Quindi aspettiamo grande prova di Christophe eh, Pircher Che quindi dico di a Christophe dico di tornare indietro perché dobbiamo fare l'intervista insieme per i secondi classificati. E allora eh, ci mettiamo davanti alla telecamera. Allora io... Christoph ti devo dire, ma le due serie che mi hai sparato nell'ultima frazione, no, descrivicele. oggi, ma credo già l'anno scorso ho sparato così. So che io a far ste gare qua mi diverto tantissimo. Sparare veloce, so sparare veloce però solo che se è una gara normale, un individuale non puoi. E, e no, però mi piace sparare così, è un po' nell'istinto. Eh, no, ma tutte e quattro credo oggi sono state serie velocissime, soprattutto da terra. Si è notato meno, però da terra veramente serie belle secondo me. Sono contento veramente. La seconda da terra si, era, non si è notata, c'era cioè seguita bene. Ti dico si è notata. Beh, Gaia, è contento ancora questo bel podio oggi? Sì, io sono contentissimo oggi, soprattutto perché non abbiamo iniziato benissimo, però devo dire che il mio campagno la... Là fatta benissimo e sono molto orgogliosa perché veramente è stato grande. Ti ho vista però, però metterci un gran carattere anche fino alla fine, fino all'ultimo metro, hai tirato a tutta. Sì, io ho dato tutto quello che potevo perché ho pensato ogni secondo è un vantaggio per lui e quindi ho pensato a tutta. Ma ieri mi hai detto anche questa mattina, no, ormai sono stanco, è stata una stagione lunga, eh, non ce la faccio, e poi dopo mi tiri fuori una gara così. Eh no, diciamo che dopo, dopo i mondiali. La, mi sono ammalato e dopo da lì ho fatto moltissima fatica ieri ero veramente al limite ero al limite di camminare, di quanto andavo piano però no, abbiamo tenuto duro e, e oggi sicuramente è stata una gara molto veloce e credo che la, diciamo, la fatica di ieri oggi mi abbia aiutato perché mi sono un po' come si dice, sbloccato e, e credo che insieme abbiamo fatto una bellissima gara e complimenti a Fabiana e a Nicolò che nuovamente hanno fatto di nuovo una gar grandissima gara. Guarda come sorride, Gaia, è proprio contenta di questo po' di accusa sì, sì, sì. stagione. L'ultima cosa ti devo chiedere quanto è grande la passione andare avanti, nonostante non sei in alcun corpo sportivo, no, però continuare. Già mi ha detto che vuoi continuare anche l'anno prossimo. Sì, devo dire che la mia passione, non so, cresce sempre di più. No, e... Per me, per me, per me. Non penso ancora di smettere perché c'è ancora tanta voglia di fare bene e non vedo l'ora sull'anno prossimo di già. Anche perché chiudere così la stagione fa sicuramente piacere. Grazie mille allora entrambi. Grazie a voi. E volevo ringraziare anche le Fiamme Oro, chiaramente, la squadra che quest'anno mi ha aiutato molto il comitato perché comunque la base l'hanno fatta loro e grazie anche a voi che trasmettete come ogni anno. Grazie mille. Grazie a te Christoph. Adesso sentiamo anche a proposito di Fiamme Oro la coppia che ha vinto. Che sono Nicolò Betam e Fabiana Carpella. Avete fatto veramente una grande... Eh, prestazione entrambi, io comincio da Fabiana, fin dall'inizio sei stata veramente molto brava. Sì dai, sono, sono contenta soprattutto per, vabbè no, in realtà per tutti e due, sia per la parte sugli sci che al tiro. Ho avuto un problema perché sono partita senza ricariche la prima e quindi niente, però vabbè ho preso i colpi dal caricatore e sono riuscita a prenderli e niente, sono contenta. Però sei stata, devo dire, al, al tiro hai fatto una buonissima prestazione. Sì, sì, finalmente sono riuscita a sparare bene anche a terra e cioè mi sentivo veramente bene oggi, quindi sono felice. Eh, fa piacere poi immagino regalare alle Fiamme Oro anche questo successo. Ma sì dai, sono contento che queste due gare sono andate bene, anche se siamo a fine stagione, siamo riusciti a fare delle belle gare, soprattutto al tiro perché sugli sci non ce n'è più tanta, la benzina è finita quindi è ora di riposare adesso. Beh giustamente, però hai detto bene anche sugli sci, anche nel finale, insomma da dietro cercavano di rientrare e hai resistito. Ma mi sa che Cristof è messo di meno come me quindi non è che... Siamo tutti allo stesso livello più o meno. Sì, Effettivamente Cristian vi aveva detto prima della gara che era troppo stanco, ormai per fine stagione, però poi ha tirato fuori delle serie di tiro veramente molto belle. A entrambi chiedo, insomma, immagino siate soddisfatti no? di come è andata questa stagione. Ma sì, io sono contento, ho avuto un po' di alti e bassi, però alla fine delle, delle, abbiamo fatto delle belle gare, e ho visto che a livello internazionale... Cioè Siamo abbastanza lì con gli altri, e quello è l'importante. Quindi sono contenta. Immagina anche per te, no Fabiana: e chiudere poi con una vittoria è sempre bello. Sì, sì, infatti anch'io sono molto contenta. Ho avuto un po' di problemi al tiro, magari poteva andare un po' meglio qualche volta. Però, dai, sono riuscita a rimanere costante tutta, tutta la stagione. Quindi sono contenta. L'importante è sapere su cosa dover lavorare. Quindi va benissimo. Ragazzi, complimenti. Grazie mille. E allora. Oh, abbiamo qui, invece continuiamo perché abbiamo... Allora, l'altro giorno sono arrivato, ho visto una tuta della nazionale italiana, contatto di carabina, andare verso il poligono, ho detto ma chi è l'atleta che si sta? E poi era Karin, che non lo so, tentazione 2026. Sì, abbiamo un obiettivo, eh, vediamo se riusciamo a fare questa volta... Abbiamo capito qualcosa in più, ma purtroppo non è andata ancora a buon fine, ma speriamo, abbiamo i nostri obiettivi come gli atleti. Sì, perché diciamo che era, in realtà era l'obiettivo era tutto questo, era per provare una, a darvi l'opportunità che cercheremo di darvi l'anno prossimo di eh, poter darvi in tempo reale i colpi, insomma i bersagli, quindi una cosa per migliorare graficamente. Lei ci si è messa proprio di, si è impuntata su questa cosa Karin e si era messa lì proprio a fare le prove con tanto al poligono è andata anche a, a sparare. Karin, allora, si arriva alla chiusura della, della stagione, sei stata impegnatissima con uh, la Coppa Italia, qual è il tuo bilancio? No, devo dire sono molto contenta che alla fine siamo riusciti a fare tutte le tappe, eh, l'inizio era molto difficile, visto che fino a metà novembre faceva caldo, non sono riusciti a sparare, non ha nevicato, alla fine comunque abbiamo fatto tutte le otto tappe di Coppa Italia, anche quelle di aria compressa, sono andati tutti abbastanza bene, abbiamo un bel problema del numero alto, anche qua hai visto che eh, tutti questi atleti non è facile da gestire, quindi per l'anno prossimo dobbiamo reagire e cercare ancora di migliorare. Però è un bel problema, no? Giustamente, nel senso che io valutavo l'anno scorso: mi sembra fossero 51 le atlete al via della categoria aspirante. Ora, qui al di là delle tre tedesche erano 63 atlete, eh, non è poco più 12 nel giro di un anno. E da quello che so, i numeri anche nelle categorie. Più giù ad aria compressa sono ancora più, più alti, però questo è un bel problema. No, no, infatti è bello, eh, sì, più o meno 10-15 in più ogni, ogni anno, eh, si vuol dire che il movimento c'è, la crescita c'è, poi anche devo dire il livello che ho visto soprattutto l'aria compressa se confronto forni tre anni fa e quando li ho visti quest'anno... Uh, Quest'anno Antarselva ha migliorato tantissimo, veramente i ragazzi come hanno sciato, vuol dire che le società e il comitato stanno facendo un ottimo lavoro e dobbiamo cercare di sostenere e di portare avanti questo bellissimo movimento. Anche perché una cosa bella che io ho notato quest'anno per esempio sia nella, nel piano di sopra al massimo, no? al Coppa del Mondo fino ai mondiali, sia però anche nelle varie categorie giovanili vai a vedere poi le staffette sono composte da atleti provenienti praticamente a rappresentare quasi tutti i comitati del, uh, italiani. Quindi è una cosa questa positiva, sono tanti i comitati coinvolti, vuol dire che si sta lavorando bene anche già a partire dai club. Eh, quella è una cosa che cerco di spiegare a tutti, perché abbiamo un po' l'impressione che sotto un lavoro uno contro l'altro, io corro contro te, alla fine abbiamo tutti lo stesso obiettivo che è la bandiera italiana, no? Sotto abbiamo uno contro l'altro e poi nella squadra dobbiamo essere amici, dobbiamo collaborare, quindi facciamo già sotto, visto che siamo tutti per l'Italia, siamo un squadrone bellissimo, abbiamo un circuito bellissimo, cerchiamo di collaborare, di fare le cose insieme, come anche in Commissione Giovani si decide le cose insieme. Dobbiamo avere nuovi spunti, nuove idee per il futuro e cerchiamo di crescere o far crescere tutti insieme. Insomma, tutti navigare, tutti dalla stessa parte, giustamente. <ride> esatto. Beh, intanto ti ringrazio Karin anche perché insomma, ti impegni tantissimo anche su que in questo ruolo e eh, secondo me dimostra anche quanto è grande la tua passione per il biathlon non soltanto da atleta, da competizione, ma anche proprio a vedere anche con i giovani in, in questo momento quanto ti impegni. Sì, ci metto tutte perché c'è sempre il cuore che batte per il Biathlon, c'è la passione, poi come mamma non è proprio facile, non è la miglior cosa essere via da casa due o tre giorni, giorni e notte, ma comunque se è un lavoro ti fa piacere, ti pesa meno e no, sono motivata e mi piace veramente, mi sono trovata bene e spero che riesco a di, di far qualcosa in più. Io credo che sia anche una bella soddisfazione quando vedi che poi molti atleti che gareggiano qui, giovani, poi vanno a, a far risultato anche all'estero. Abbiamo visto sia agli Ayoff ai mondiali giovanili. Anche nello stesso mondiale, se ci pensi, Samuele Camola due anni fa era in Coppa Italia. Sì, infatti, no, no. Cioè, è veramente già da piccole fino a grandi sta funzionando veramente. Poi dobbiamo mai dimenticare il lavoro che fanno sotto le società e i comitati, anche i or comitati organizzativi. guardano queste gare organizzare. È un sacrificio grande e stanno lì dalla mattina fino alla sera, tardi, a fare queste gare qua e lavorano veramente tante persone. E veramente vorrei anche ringraziare sia voi e anche ai comitati società organizzativi. Grazie mille Karin, buon lavoro perché non è finita ancora la giornata di Karin con l'organizzazione anche tutti i pettorali di Vittoria di Coppa Italia. Quindi c'è ancora tanto da fare. Eh? Grazie a te Karin. Ciao. Allora, ringraziamo appunto eh, Karin eh, Omerofer che si impegna veramente, ha cioè, una passione per eh, questo lavoro che è enorme. Eh, Karin, che continua sempre a, a dar tutto per, uh, uh, per il uh, Biathlon. Adesso io, se vuole venire a parlare anche. Georg Austat, andiamo con il... <ride> ha voluto tagliare, non gli andava di fare tutto il giro, Georg, <ride> il... che è sindaco di Martello, è presidente del comitato organizzatore, insomma, ha un ruolo, più ruoli. Qui intanto eh, con Georg io parto... Proprio da, da queste gare perché è stato un lungo weekend. Immagino che non è mai facile, voi ve la prendete quasi ogni anno questa responsabilità. Organizzare le gare nell'ultimo weekend di marzo, io credo non sia semplice proprio per le condizioni no? che si vanno anche a trovare. Sì, eh, dopo ci sono gli, gli anni dove anche a fine marzo non ce n'è come dappertutto in Italia o anche in alt altri posti, ce n'è abbastanza neve, eh, dopo ci sono quei anni dove c'era poca neve e dove è, è arrivato il caldo un po' in anticipo, così è sempre una lotta, no? mettiamo già in autunno tantissima neve artificiale su per eh, avere la possibilità di, di arrivare fino a marzo con il poligono, con le piste, con tutto quanto. Avete ospitato durante la stagione tanti eventi, perché al di là della Coppa Italia, campionati italiani di, di, di biathlon, sappiamo anche, anche la Coppa anche di Germania, sono, sono venuti anche qui anche loro. Avete il, il Marmotta Trophy come, come sci alpinismo. Ecco quanto è importante, soprattutto in periodi sempre più complicati dal punto di vista eh, climatico, anche l'esperienza che avete maturato nel corso degli anni? Sì, una certa esperienza abbiamo, però bisogna sempre lavorare su. No? Dopo qualche volontà, qualche della staff... Uh Trova un'altra strada, c'è un, un lavoro lontano. Così bisogna sempre lavorare su, uh, trovare nuovi membri del, del comitato organizzativo, uh, mandarli a fare l'esame di, di giudice. Così bisogna sempre lavorare e stare dietro per avere uno, uno staff che dopo è pronto per fare queste manifestazioni. E dopo, no, come hai già detto, non, non è una gara. Non è un, un fine settimana, sono 5 6 7 in un inverno e sono tante. E lo staff proprio uh, i, i cosiddetti dieci quasi quasi devono essere sempre, perché sennò diventa difficile. Anche perché la prossima stagione anche vi aspetta eh, per esempio una tappa molto importante perché sarà i Book Up qui in eh, Val Martello, vi preparerete anche in vista poi dei, dei campionati europei quindi insomma ci sarà tanto da fare no? come il lavoro. Sì, sì, adesso lavoriamo già, vogliamo un po' ingrandire il comitato organizzativo eh portare su più spalle tutti i lavori così che siamo preparati dopo per 2025 a fine gennaio per i europei di Piatla. E allora l'ultima cosa che volevo chiederti, siete stati votati tra i club, tra i centri più green eh, al, al mondo? Ci puoi un po' raccontare? Sì, eh, abbiamo colto l'occasione per partecipare a questa mh, come, come dico, dico gara del, dell'IVU per uh, i, chi è l'organizzatore più green uh, in, 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 in giro al mondo che organizza gare di piathlon. E lì uh, noi che siamo già da anni sempre, la provincia di Bolzano dà fuori un, 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 un logo, un... un, un che si chiama Green Event e noi da anni che siamo Green, Green Event anche con Piaton e lì eh, è così che abbiamo costruito una, una centralina elettrica con il piccolo torrente qua vicino con cui facciamo energia cosiddetta verde con cui eh, tutto l'impianto, il neveamento, tutto quanto, riusciamo a, a far andare con questa centralina e il resto del, del, della corrente, dopo va in rete. E anche la caldaia funziona con i trucioli di legno, e anche per le monizie, per, per tutto quanto, abbiamo un concetto a parte e su questo lavoriamo. E anche l'IBU, in futuro e anche negli ultimi due anni mette un grande valore su questo perché come sappiamo i sport invernali sono sempre un po' sotto critica che, che, sono, che consumano tante energie a produzione di neve e così eh, anche l'IVU per questo eh, lavora su, su, in, in quella direzione per, per dare una mano anche a chi organizza a, a diventare più come avevi detto green Grazie mille Georg, complimenti ancora per l'organizzazione di tutto l'evento, anche se so che non vi riposerete, per voi non si ferma mai, già adesso sarete, appunto, vi preparerete per quello che sarà la prossima stagione. Grazie mille Georg. Grazie a tutti e allora grazie a Gheorghe Astata che ci ha accompagnato anche con questa chiacchierata per parlare proprio del centro della Val Martello come vedete si sta già preparando per le premiazioni lì ci sono le varie eh, medaglie che verranno consegnate agli, eh, agli atleti per quanto riguarda eh, le, la gara eh, per riguardo odierne, vi ricordo poi che eh, nella gara juniores è arrivata eh, appunto la vittoria delle Fiamme Oro con eh, il eh, gruppo eh, formato, con la, la coppia formata da Nicolò Betam e Fabiana eh, Carpella in eh, seconda posizione ha concluso proprio l'Alto Adige con eh, Gaia brunella e Cristofir che in terza piazza con eh, devo dire una grande rimonta eh, finale hanno concluso Dennis eh, Plancker e Stefano canavese questo per quanto riguarda la categoria juniores come ricorderete invece tutti eh, tra i senior è arrivata la netta affermazione della squadra del centro sportivo eh, carabinieri con Anno Kentaller e Patrick Bronofer seconda posizione per Samuela Comola e Didier Biona terza piazza Michela Carrara e David Zingerle chiudiamo così questo lungo weekend dalla Val Martello vi ricordo eh, questa era l'ultima tappa della Coppa Italia di Biatron quindi poi appuntamento con il Biatron direttamente alla prossima eh, stagione però Ovviamente seguite su Fonditalia la prossima eh, settimana. A partire da mercoledì saremo in eh, quel di Tobiago per l'ultima diretta della stagione. Mercoledì, venerdì, sabato e eh, domenica si inizierà con eh, l'individuale a tecnica classica mercoledì, venerdì sprint a skating, successivamente sabato le staffette miste e la domenica, la gara di lunga distanza a skating da Dobbiaco di Sci di Fondo campionati italiani, chiusura della Coppa Italia eh, Rode quindi così chiuderemo poi le dirette quindi la prossima settimana, quindi appuntamento a mercoledì eh, mattina per lo Sci di Fondo da Dobbiaco io un ringraziamento a Hermes Morsenti per le riprese ai volontari che ci hanno aiutato per le riprese ovviamente a Marco Giaimo in regia e proprio a Marco Giaimo passo la linea. Per chiudere un saluto a tutti